Buongiorno a tutti, Stefano Tamiazzo in diretta insieme a Monica Manganelli. Ciao Monica, Ciao, piacere, grazie dell'invito. invitata super speciale di Scuola Internazionale di Comics. E visto che si parla di Scuola Internazionale di Comics, direi che internazionale è la parola che si addice meglio al lavoro di Monica, perché sono anni che fa il giro del pianeta. Credo che l'ultimo corto, Butterflies in Berlin, abbia partecipato in questo anno pazzesco a qualcosa come una sessantina di festival. Correggimi se No, sbaglio, Monica. 82. 82. 82, bene, 82 festival, e si sia portato a casa, come dire, una discreta quantità di premi, onorificenze, menzioni speciali. Io, se non sono rimasto indietro, mi sembra di aver visto 23, 24 premi. 22, ho esagerato con l'entusiasmo. Senti, io tolgo subito il disturbo perché tu hai delle cose molto più interessanti da dire delle mie, e semplicemente dicendo che l'incontro durerà all'incirca un paio d'ore, poi potrà essere più lungo o più corto a seconda, che potete fare le domande in chat. Monica è stata così gentile da dirmi che le piace rispondere anche in diretta, quindi chiunque Spero abbia. sarà la cosa più interessante le domande, perché dal confronto nascono sempre le cose più, insomma, nel parlarsi, tra le curiosità che uno ha, poi escono sempre dei discorsi interessanti, no? Magari anche su Certo. questioni tecniche o su questioni anche solo, quando vi racconterò un po' di aneddoti, magari ci saranno cose che vi incuriosiranno, quindi Benissimo. magari, insomma, mi fa piacere. Benissimo. Poi io chiudo con questo e ti lascio la parola dicendo che il filmato è sempre visibile, quindi per chi avesse perso qualche minuto all'inizio o altri impegni, non so esattamente che impegni uno abbia dalle 2 in poi, ormai per le prossime settimane, fuori soprattutto, ma è sempre visibile sulla pagina di Facebook di Scuola Internazionale di Comics. Perciò, Monica, io intanto testiamo subito, non so se vuoi, o ti lascio intanto la parola e poi vuoi partire Sì, con. prima gli anticipo un po' di cose. Perfetto. Io quindi ti saluto, sai che rimango in regia a Ok. guardare, a vigilare, e ci sentiamo fra poco. Ok. Ciao. Grazie. Ok, allora partiamo. E allora io vi racconterò un po' del mio percorso e la multidisciplinarità, se avete letto qualcosa di me, è la mia caratteristica principale, la trasversalità fra i vari linguaggi. Sono partita col teatro, con la lirica, quindi vi faccio vedere un po' tutto il mio percorso di come abbia avuto diverse esperienze in diversi ambiti, fino a che a un certo punto le ho tutte mescolate. E è una caratteristica un po' particolare questa della multidisciplinarità, perché devo ammettere che chi solitamente inizia come me nella lirica, nessuno lavora nel cinema, men che meno nell'animazione. E anche sapete probabilmente bene che gli studi di VFX difficilmente si occupano di videoscenografia o compositing per la lirica, perché proprio questione di mezzi costerebbe troppo, no? Poi nel dettaglio, dopo, quando vi presento differenti progetti, vi spiegherò anche le differenze tecniche, anche a livello produttivo, insomma. Quindi, allora, io nasco appunto come scenografa nella lirica, per una casualità. Io ho studiato architettura e quando inizio incontro sempre i ragazzi delle varie accademie, delle scuole. Io questa cosa della formazione, sul discorso della formazione, punto sempre molto, perché è vero, io non vengo dall'accademia, ma spesso insegno a ragazzi dell'Accademia di Belle Arti, sia scenografia o di altro tipo. Però io sono molto orgogliosa della mia formazione, in quanto appunto ho studiato prima 5 anni architettura e questo mi ha dato delle basi incredibili per la progettazione, lo studio della prospettiva. Poi, però ho capito che non volevo fare assolutamente l'architetto perché fin da bambina, insomma, la mia passione era il cinema, l'animazione e i miei primi film ovviamente erano quelli della Disney dell'animazione e il cinema e mi piaceva disegnare molto, ero una bambina che fin da piccolina disegnava e quindi avevo fatto architettura, però non avevo capito che non volevo fare l'architetto, che è mattoni forati, fondamenta, insomma, non facevano per me. Mi piaceva quell'aspetto creativo.
E quando facevo i miei disegni da bambina, caratteristica era proprio di vedevo i cartoni animati, modificavo il finale, magari ridisegnavo tutto quello che mi immaginavo, no? Avevo queste già fantasie. E quindi ho voluto, dopo architettura, fare conservazione dei beni culturali, che mi ha dato una base incredibile sulla storia dell'arte. E questa, io lo dico sempre, è una cosa fondamentale per l'approccio al progetto di qualsiasi tipo, che sia di cinema, che sia di teatro, perché quando voi vi trovate a confrontarvi con un regista, sia di cinema o nella lirica, e dovete discutere di una sceneggiatura, di un libretto, di una drammaturgia, o avete delle basi e voi come artiste visivi dovete magari conoscere perfettamente la storia dell'arte, la pittura, i pittori, lo studio della luce, e sono state cose quindi per me a livello di formazione fondamentali, che mi hanno dato delle basi incredibili, culturali. Proprio questo aspetto della preparazione culturale io punto sempre molto, perché l'aspetto tecnico è vero, si può, poi uno è più o meno particolarmente dotato, però la preparazione culturale, la curiosità soprattutto, è quella che fa la differenza di voi come artisti e autori poi in un momento successivo. La tecnica, i tecnici ne potete trovare anche tanti, no? Che vi fa un disegno, che vi fa una parte tecnica. Ma ci sono, esempio, ci sono tanti costumisti che non sanno disegnare e hanno una schiera di assistenti che gli realizzano i bozzetti. Quindi che cos'è che fa la differenza? È proprio il lavoro di autoriale, di ideazione anche, di studio drammaturgico. Quindi queste sono state le mie basi. Per una casualità, e proprio che mi è piovuta dal cielo, e ho iniziato a fare l'assistente nella lirica, perché stavo laureandomi e anche se avevo iniziato con storia dell'arte e beni culturali, io volevo fare l'archeologa perché ero appassionata di Indiana Jones. Quando la professoressa ha detto che fare l'archeologo non era come fare Indiana Jones, che c'era ormai poco da scoprire, anche se non sono d'accordo, ho cambiato idea, ho puntato più sulla storia dell'arte contemporanea, cinema e architettura. E quindi, insomma, ho finito questo mio percorso dove ho unito la parte poi di architettura e di storia dell'arte e mi era tornata voglia di disegnare. E uscì una specializzazione in scenografia teatrale presso il Teatro Regio di Parma e da lì fin da subito io ho iniziato a fare l'assistente. E questo è stato un grande privilegio, devo dire, perché sono stata a fianco di maestri proprio dove ho imparato un mestiere, proprio sul campo. In teatro si impara principalmente sul campo. E la lirica è un po' come la lavorazione delle grosse produzioni all'estero, c'è ancora proprio un lavoro di ricerca iconografica, di progettazione proprio tecnica e di lavoro in laboratorio come fosse una grossa produzione, che da noi invece il cinema d'oggi, quello che per la maggior parte è contemporanea, è più che altro fare insomma arredamento, cercare le location. Invece lì c'è proprio tutto un lavoro di ideazione, sviluppo del progetto tecnico e sviluppo della realizzazione. E quindi ho lavorato con Ronconi in diversi teatri d'opera. Quindi io adesso vi inizio a mostrare un po' di materiale, vi mostrerò man mano sia dei bozzetti, a volte sia dei video. E allora adesso vi mostro un attimo. Allora adesso vi mostro il primo spettacolo che feci con Luca Ronconi. Luca Ronconi è un maestro, come molti sapranno di voi, della storia del teatro, non solo italiano, ma internazionale, e abbiamo fatto questo spettacolo tratto da Fahrenheit 451. Epico, epica, un libro, no? E che ci impegnò un anno di produzione. Io ho realizzato, praticamente ero assistente dello scenografo allora, perché parliamo di 15 anni fa. E feci tutto il lavoro di ricerca, tutti i bozzetti, lavorai insieme allo scenografo e insieme a Ronconi proprio riguardo l'ideazione. Allora, adesso vi mostro un po' di bozzetti e poi le foto dello spettacolo. E allora, i bozzetti che vedete, adesso vi mostro, ci sono quasi. Allora, attimo, scusate un attimo, sto arrivando.
Stefano, Eccomi qui. credo di aver schiacciato qualcosa che mi dice il tuo browser ha bloccato il tuo schermo, icona, devo ri... Perché ho schiacciato qualcosa. Ma non Quando faccio sapevo. shift, mi compare Your browser ha bloccato il tuo schermo, clicca sul schermo dell'icona. Ecco, ah no. Beh, probabilmente. Sicuramente c'è un piccolo problema tecnico, adesso dovrebbe rientrare, eccola qui fra poco, eccola Mi qui deve che rientra. rientrare, non so come Ma succede. va benissimo, prova a ridare lo share screen, Oh, succede spesso. Eccoci qua, perfetto. ok. Allora, questi sono i Bene. bozzetti. Io ho iniziato fin da subito a utilizzare Photoshop perché erano i primi anni in cui proprio il mio, quando feci questo corso di specializzazione, che nei teatri si iniziava già a usare il computer sia per la realizzazione dei bozzetti delle tavole sia per la progettazione tecnica e per la realizzazione delle texture di tutto il lavoro di progettazione che poi doveva essere mandato al laboratorio di realizzazione, quindi il lavoro di texture, e poi per invece la progettazione tecnica utilizzavamo AutoCAD. Adesso vi faccio vedere delle foto dello spettacolo. Quindi questi sono i bozzetti. Io parto sempre e con Photoshop faccio sempre un lavoro di ricerca fotografica e iconografica sulle materie, appunto sugli spazi, e poi faccio questi uso, no, come in concept art, il mashup, e mescolo in Photoshop per creare le luci, tutto in 2D ovviamente. Quindi fin dagli inizi ho sempre utilizzato Photoshop. Adesso vi faccio vedere invece le foto dello spettacolo. Qui si parla sempre di scenografia tradizionale. Allora. Sai, oggi è il festival dello share screen, quindi eccoci che Sì. rientriamo. Allora, c'era tutta questa scenografia che era completamente inferno, vedete? Qualche proiezione. Lamiere, avete visto prima il bozzetto di quel cane meccanico di cui ho fatto il bozzetto, e è stato costruito e poi aveva tutto un meccanismo meccanico per entrare in scena e telecomandarlo. C'era Alessandro Benvenuti tra i protagonisti. Questo è stato uno spettacolo prodotto dal Teatro Stabile di Torino e dal Piccolo di Milano. Questo è Fausto Russo Alesi, che ha fatto adesso da poco, penso, Il Traditore, è un attore che lavora anche al cinema. Ecco, queste era per farvi vedere proprio come io ho iniziato in maniera, diciamo, proprio tradizionale, lavorando sulla progettazione e ideazione della scenografia tradizionale. E poi a un certo punto ho iniziato a lavorare con un regista che probabilmente avete sentito parlare, che Davide Livermore, che ha inaugurato anche la Scala, che ha iniziato a introdurre video, molti registi nella lirica l'hanno introdotto, però per me personalmente questo era uno dei primi casi in cui caso vi faccio vedere, e poi faccio vedere il fatto dello spettacolo e anche un video. E qui si mixava un po' scenografia tradizionale con quella con delle immagini degli schermi con delle scene virtuali. Erano anche questi in motion graphics e sì, ma tecnica non c'era un'animazione vera e propria, erano i primi esperimenti un po' con green screen motion graphics. Anche questo è uno spettacolo di 15 anni fa, tenete conto, era Aci, Galatea e Polifemo di Handel. E produzione del Teatro Regio di Torino. Se oggi sarà il festival dello share screen, abbiate pazienza. Ci sono, Allora, non a fare share screen, ma eccoci ok. qua, perfetto. Ecco, vedete, c'era questa struttura fissa e tutto quello.
Scusami, Monica, si vedono le schermate, Ah, ok, sono dei thumbnel. Perfetto. ah, ok. Per tutti quelli che credono che la vita degli artisti sia Esatto. facile. Allora, questi sono i bozzetti, c'era questa struttura architettonica fissa e poi questo dove c'è il cielo erano degli schermi, dei PVC su cui c'era la faccio vedere alcune foto. Allora. Ecco, Eccoci. queste sono delle foto dello spettacolo. Qui si intravede appunto, si vede la struttura architettonica e poi intravedete un po' il video. Monica, una domanda te la faccio io. Mi senti? Sì. E tu da scenografo ovviamente hai a che fare anche con quelle che si chiamano le manovalanze. Esatto, quella è la parte fondamentale. Ci puoi dire qualche cosa Sì. di in che modo ti interfacci? Perché spesso le manovalanze sono delle persone incredibili, straordinarie, che sono Esatto, capaci di fare con esatto. pochi mezzi, soprattutto a teatro, delle cose straordinarie, ma hanno bisogno di una visione d'insieme che non hanno perché sei tu che ce l'hai. Cioè, in che modo? Qual è il tuo approccio? Lavori sempre con le stesse persone? Ti capita di lavorare con persone molto differenti e quindi cambi modo di raccontare che cosa dovrà essere? Ci puoi dire qualcosa di questo? Sì, no, mi fa piacere che hai fatto questa domanda, perché così vi spiego anche un po' a livello di differenza, a livello com'è la differenza tra una scenografia virtuale e una tradizionale. E allora, dal punto di vista ideativo, realizzazione bozzetti, no? Quando voi fate un concept per un film, poi di un film di VFX o per una scena virtuale, non cambia niente. Quello che cambia, ad esempio, invece per la scenografia tradizionale, è che appunto c'è uguale prima tutto il lavoro di ideazione e dei bozzetti. Come avete visto, no? Vi ho mostrato i bozzetti sia di entrambi i progetti. Dopo, da quella fase lì, e lì c'è, nella fase di azione, c'è sempre un grosso confronto con il regista. Infatti, nella lirica, il regista e il scenografo sono coloro che fanno nascere lo spettacolo. Sono proprio le prime due figure che prendono in mano lo spettacolo perché si confrontano sulla drammaturgia, sull'atmosfera dello spettacolo da dare, sull'impronta, l'epoca storica che ci si vuole. E in un secondo momento poi inizia tutta la fase in cui il da solo mette lì, fa tutto il progetto tecnico in attivo, tutta la progettazione, AutoCAD, che per molti è magari la fase insomma, più poco piacevole, invece a me ad esempio ci sono molti numeri, piace tantissimo, forse perché vengo appunto dalla progettazione architettonica e quindi si fa tutto un calcolo di prospettiva fotografica. Tecnici vengono passati poi al laboratorio di scenografia di ogni teatro. Solitamente ogni teatro grosso ha il proprio laboratorio. Si va là, si discute con le varie maestranze, come dicevi tu, e si forniscono, oltre ai disegni tecnici, tutti i campioni di texture che si vogliono riprodurre, ad esempio. E per questo vi dicevo che anche usavo Photoshop per riprodurre, per creare delle texture, delle tavole da fornire che poi in laboratorio gli scenografi realizzatori si chiamano, fanno dei campioni, delle materie e man mano si segue poi il lavoro in laboratorio a scadenze fino a quando. In pratica si va a seguire il lavoro tanto. Bellissimo perché all'interno comunque di un laboratorio di scenografia sono tutte persone che hanno studiato scenografia, però magari ci sono i pittori e i realizzatori che si occupano dei fondali, quello che è un concept artist, no? O che era un illustratore, o un matte painter di una volta che dipingevano tutto su lastra, che dipingono in grandi dimensioni, ma proprio dipingono davvero con i pigmenti, così. Qui ci sono gli scultori, insomma, ci sono tante maestranze specifiche. E ci sono i costruttori, perché prima c'è tutto il lavoro di costruzione e poi c'è il lavoro appunto di decorazione pittorica. Quindi queste sono tutte figure
in fase realizzativa con cui ci si confronta. E anche quella è una parte bellissima, insomma. Che Sì, beh. solitamente si fa anche per le grosse produzioni cinematografiche, quelle in costume, quelle. Ogni tanto uno non si rende conto, e anch'io ci penso adesso mentre raccontavi questo mare immenso di lavoro, che una volta che hai pagato il biglietto, tu assisti per un paio d'ore e vedi una cosa meravigliosa e non pensi, giustamente, anche tra virgolette, che dietro c'è un mare di lavoro clamoroso, potentissimo, che poi non è finito il giorno della prima, ma che No, continua, che continua, che esatto. continua all'infinito, perché poi i problemi ci Esatto. sono sempre. Infatti, quasi come nel cinema, no, anzi più di più, si inizia un anno e mezzo circa prima una produzione della lirica. A parte che i teatri solitamente decidono 2 o 3 anni prima. Quindi che si presenta l'idea del bozzetto, poi si fa il progetto tecnico, poi a scadenze si segue il lavoro in laboratorio. È un grosso lavoro prima. Poi quando si va in scena è bello perché è lo stesso per il costumista. Fa tutto questo lavoro, poi lui invece segue il lavoro in laboratorio. Poi ci si trova tutti, quando inizia proprio la produzione in teatro, si mettono insieme tutti gli elementi, lì è il momento più bello per me, e anche quello in cui lascio andare lo spettacolo, devo dire, e dico, e penso, com'è quello che ho fatto, quello, insomma, è bello. Ti mischi con il resto e diventa una cosa sola anche con quello che c'è, tutte le altre parti, insomma. No, Va bene, spero di non averti fatto deragliare troppo dal percorso, ma no, 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 era. invece questa era un'ottima domanda. Quindi avete Bene. visto, ho fatto questo percorso e lì era già un po' 7-8 anni che io iniziavo a lavorare e lavoravo nella lirica. Iniziavo un po' a stancarmi, nel senso che è vero, ho lavorato con dei maestri. Nel frattempo ero andata a Cinecittà e ho lavorato con Luigi Marchione, che è stato mio maestro appunto nel cinema. Lui è stato scenografo di Ermanno Olmi, allievo di Zeffirelli, e con Olmi ha fatto Cantando dietro i paraventi, Il mestiere delle armi, per cui ha vinto David Donatello. Poi a un certo punto è andato all'estero, adesso sta facendo, ha fatto tutti i film di Kenneth Branagh, tutti gli Orient Express, ha fatto anche con Ridley Scott, uno dei suoi ultimi film, di cui non ricordo il nome, però ho avuto un maestro bravissimo nel cinema e lui che mi ha detto all'inizio, guarda che erano i primi anni che iniziava ad esserci un uso un po' massiccio dei VFX nei film, fa guarda che il computer sarà sempre più importante. Io lo utilizzavo già, però ho iniziato un po' ad avvicinarmi a quel mondo lì un po' per curiosità. E come vi dicevo, per me il cinema è sempre stata la prima cosa, film d'animazione, poi Star Wars, Labyrinth sono quelli con cui sono cresciuta. Quindi quella era la mia massima ispirazione, no? Prima o poi di riuscire a fare qualcosa del genere. E quindi da lì iniziavo un po' a essere stanca del teatro e avevo più voglia di qualcosa di nuovo. Quindi dopo una grossa delusione in teatro, perché non c'era la possibilità di fare il gradino successivo, no? È normale, no? Come era in passato, tu facevi l'assistente per un tot di anni, poi iniziavi a firmarti le tue cose e questo non mi veniva data l'occasione, insomma, mi hanno fatto capire che non mi veniva data l'occasione. Quindi decisi di troncare con il teatro e mi buttai in questo mondo. Mi sono preso 6 mesi sabbatici per viaggiare, per iniziare a studiarmi cosa facevano negli studi di VFX. E prepararmi il mio portfolio. E da lì è arrivata l'occasione con Edi Effetti Digitali, che è il primo studio, è uno degli studi sempre stati più grossi di VFX, perché loro venivano dall'estero e hanno fondato a Milano questo studio. E quindi ho iniziato a collaborare con loro anche lì casualmente, perché la persona che faceva il concept artist e matte painter per loro, insomma, era andato via in maniera un po' strana, li aveva abbandonati di colpo e improvvisamente avevano bisogno di qualcuno. Per me erano gli inizi, perché io avevo detto loro, io certi strumenti, il computer li ho utilizzati, ma per il teatro, mai per i VFX. Proviamo, è andata benissimo e ho iniziato a lavorare con gli spot. La differenza, come vi dicevo prima, rispetto all'ideazione non c'era. Il discorso rimaneva sempre quello ideativo. Ho iniziato subito con degli spot, mi ricordo della team, a fare dei concept. Spot che erano girati in green screen e io ho iniziato a ideare tutti gli sfondi e quei mondi virtuali che poi sarebbero stati
applicati in post-produzione. Quindi vi faccio vedere le prime cose che ho fatto in VFX, gli studi e ok, ci sono. Ho fatto quasi tutti questi che sto mostrando con questo studio Edifact Digitale di Milano. Sì, devi forse rientrare con lo share screen adesso. Adesso ci sono quasi. Ok. Fai conto, Monica, quando prima, adesso mentre si carica l'immagine, ma la tua attività proprio professionale, ricordi più o meno l'anno di inizio in cui hai Sì, ho detto iniziato ok. l'anno prossimo sono 20 anni, 2011. L'11 settembre del 2001 io iniziai questa specializzazione in scenografia al Teatro Giudici. L'11 settembre del Sì, 2011, ok, è sì. una data potente, non te la Io me la scordavi ricordo molto bene. Sì, era peraltro. proprio il primo giorno per me e da lì ho iniziato subito a fare l'assistente, i primi lavori, i primi mesi da stagista e quindi me lo ricordo. Il primo lavoro fu un Amleto al Teatro Farnese di Parma, non so se lo conoscete, Teatro Farnese di Parma, storico, la pilota, unico al mondo, no? Tutto in legno, con questa architettura stupenda, unico al mondo. E avevamo fatto uno spettacolo lì. Sì, questo è stato il mio inizio, quindi l'anno prossimo sono 20 anni. Fino al 2009, come vi dicevo, 2008-2009 ho lavorato nella scenografia tradizionale, lirica e poi gli ultimi anni nel cinema, Cinecittà. E da lì, dopo dal 2009-10, invece ho cambiato proprio aria. Ci tenevo a dirvi che nel cinema io avevo fatto per dirvi quanto era importante la preparazione culturale e la ricerca storica con Luigi Marchione. Lui stava lavorando su un altro film e ci fu Roland Joffé, non so come si dice, regista di Mission, che l'aveva chiamato per fare un film sull'epoca in epoca elisabettiana. E bisognava ricostruire tutti i teatri e la Londra dell'epoca. Allora mi disse: guarda, io non ho tempo e mi puoi fare il tuo lavoro di ricerca. E sono stata 3 mesi solo a fare lavoro ovviamente da topo di biblioteca, perché allora non c'era poi tutto digitalizzato, no? E che trovavi online tutte le informazioni, sì, non c'era ancora, non c'era praticamente niente online. E a scoprire, ho fatto tutto il lavoro di ricerca di costruzione architettonica di come delle costruzioni dei teatri dell'epoca, perché comunque dovevano essere ricostruiti sul set la stessa maniera, e tutto un lavoro sui pittori dell'epoca. E gli consegnai 3 faldoni di materiale e mi disse: ecco, vedi, questo è perfetto, è il 90% del film fatto. E questo lo consegniamo in laboratorio, approvato, è andata benissimo col regista. Approvato e lo portiamo in laboratorio e da lì verrà sviluppato. E il film poi non andò in porto, abbiamo fatto solo la preproduzione, però era stato un grosso lavoro che a me aveva insegnato molto, mi era servito molto poi, mi servirà molto poi per i progetti futuri, quelli che vi mostrerò per quel che riguarda la ricerca estetica. E lui me lo disse sempre: guarda che lo studio e la ricerca culturale, iconografica è l'80-90% del lavoro. Il resto trovi il modo come farlo tecnicamente, trovi qualcuno che te lo fa, ma quello è impagabile. Sempre per tornare sul discorso che avevo avuto con l'agenzia. Direi fondamentale. Mentre tu armeggi un attimo con lo share screen, io ricordo anche che appunto Monica citava Roland Joffé, che è il regista di Urla del Silenzio, un film incredibile di Mission con Robert De Niro, Jeremy Irons, con quella colonna sonora mostruosa di Morricone, Esatto. che io all'epoca ero così ignorante che pensavo fosse proprio un pezzo originale del Seicento, invece scritto da lui, veramente un filmone. Quindi collaborazioni veramente di un livello clamoroso e altissimo. E ogni volta che sentiamo parlare di grandi artisti, la parola cultura salta sempre fuori, non se ne esce da questa cosa, che forse è la cosa più difficile da far capire agli amici, alle Sì. persone che vogliono avvicinarsi a questo lavoro. Non puoi solo essere bravo con la matita, con i mezzi No. tecnici, devi studiare, imparare. Non è neanche detto che uno lo debba fare in una scuola, vado
vado anche contro No, no, corrente. assolutamente. Lo può benissimo, anzi, noi continuiamo, le persone che lavorano, a studiare finché uno sta sul pianeta Esatto. Terra da solo, fa le ricerche. Questa è una parte veramente straordinaria. Se non siamo a questa parte, secondo me si hanno Esatto. pochissime possibilità di fare qualche passo in avanti. Concordo. È quello proprio che, su cui io punto sempre, concordo con le tue parole, perché proprio è quello che fa la differenza e comunque te ne accorgi, ma anche proprio tipo ti devi mettere a lavorare su un libretto che è ammitato per dire appunto nel 600. Di cosa discuti se non hai una preparazione culturale? Che appunto non vuol dire preparazione culturale universitaria, ma dettata dalla tua curiosità, dalla tua voglia di scoprire cose nuove. È ovvio che io quando ho fatto la preparazione di quel film lì non sapevo come costruivano i teatri all'epoca, eppure mi sono andata poi a studiare tutta proprio i progetti tecnici, proprio, e dopo è nel scoprire, cioè se sei curioso poi man mano vai avanti, insomma. La curiosità infatti per me è la caratteristica principale. Deve avere un autore, artista o chi fa mestieri creativi in generale, insomma. Manica, che immagini ci dovresti far vedere Allora, adesso? adesso vi faccio vedere un po' di spot, i primi spot che ho fatto in cui ho lavorato come concept artist e matte painter. Prima di farvi vedere, poi invece Cloud Atlas. Allora. Perfetto. Diciamo che anche qui i tuoi clienti. No, tu procedi, perché Ah, intanto ok. tu procedi pure i clienti, insomma, per cui ha lavorato per questi spot. Sono anche spot molto, molto interessanti. Se parliamo da Sky a X Factor, ad Adidas, credo, Lamborghini, anche, insomma, Sì, clienti di non vedo, primissima. cioè, scusami, schiaccio, share screen, però non mi compare. Sono già in condivisione, no? Guarda, te lo dico subito, scusami perché non lo vedo. No, al Passiamo momento no. lontana. Forse come prima si è un po' inceppato, ma. Allora, riprovo. Ecco. No, non mi esce da scegliere una. Stai condividendo la finestra di un'altra. Devo rientrare ancora, Vai, scusatemi, non ti perdonate. preoccupare, io faccio io come dire, la velina. Oggi siamo, non so, probabilmente 7 miliardi collegati in internet, e quindi eccoci che ritorna immediatamente Monica. Ecco, adesso Ciao mi vedi. Monica! Eccomi, Ok, vediamo, eccoci qua, ok. perfetto. Vai. Allora, Oh, questi ottimo. è uno dei primi spot che ho realizzato. Ecco, questo è già il matte painting finale. E la differenza, ad esempio, lavorare per un film come ho lavorato per Cloud Atlas, ad esempio, e invece per uno spot è che nello spot realizzi il concept, lavori sia l'idea, visto che è il concept preliminare, e poi realizzi direttamente il matte painting, che comunque è un lavoro più breve in termini di realizzazione, no? Invece per un film magari io ho lavorato quasi sempre solo alla parte di concept che poi passavano a uno studio di VFX specializzato che nel dettaglio realizzava poi tutte le parti in 3D, perché erano prevalentemente in 3D. Allora, questo era il matte painting originale. Poi vedete, questa è una scena tratta invece dallo spot vero e proprio. Ecco, qui era tutto girato su green screen. Ecco, anche qui era stata costruita questa roccia, un piccolo scoglio su cui era il personaggio e tutto il resto, e il liquido anche, i vari pezzi, vedete, di cioccolato. Questo era tutto compositing, tutto in post-produzione. Ecco, questo invece è X Factor, queste sono le mie basi. Allora, tenete conto che dopo vi faccio vedere anche lo spot. Queste sono le tavole di base. Voi vedete, adesso qui un'immagine unica, però immaginate, vedete tutte queste finestrine. Questi sono tutti i layer singoli separati che io poi ho lavorato per il matte painting finale e in maniera che il compositor potesse poi lavorarci e farci gli effetti di luce sopra. Scusami Monica, ognuna di quelle finestrelle è un layer, un livello di Sì, Photoshop differente? esatto, sì. Scusami, come li rinominavi per ritrovarli?
Ma devo essere sincera, gli inizi non li nominavo perché mi ero abituata, però facevo delle cartelle per palazzo, per insomma, Perlomeno numerare. per sapere a quale palazzo appartenevano, almeno quello, dico. Sì, dà un nome magari, palazzo 1SX, 2SX, cose del Certo. genere, insomma, in questa maniera. Infatti, adesso questa è già un'immagine già dello spot finale. Però appunto tutti questi filtri luci che vedete sopra nel matte painting originale non c'erano. Uguale, vedete qua, questa è un'immagine durante le riprese, sempre questo è uno spot team e sotto è stata ricostruita tutta la parte di roccia sotto. Questo è sempre uno spot dello team. Immaginate che qui c'era proprio solo la struttura di legno e i personaggi. Le montagne e tutto il resto, e anche questo l'ho ricostruito tutto io. Questo era un dei bozzetti preliminari per Adidas, uno spot di Adidas. Questo, qui siamo a livello di concept. Ecco, questo era un concept invece per Mirabilandia, quindi qui però ho integrato un po' di lavoro appunto Photoshop con degli elementi 3D in cui è questa roller coaster, che è la montagna russa, invece era un elemento in 3D che mi è stato passato e su cui poi ho lavorato delle texture di tutto il resto. E qui uguale. Perché ovviamente, allora, questi sono i bozzetti preliminari, passano tramite le agenzie creative e al regista, lo approvano. È ovvio che se abbiamo un movimento di camera a 360 gradi, in compositing e in post-produzione verrà ricreato completamente in 3D. Quindi io in una fase successiva più che altro mi sono occupata del cielo di sfondo, delle texture di questi pianeti e tutto il resto, veramente questi particellari, pianeti piccoli e le montagne russe che facevano tutto un movimento, ovviamente, e dopo quello è stato fatto completamente in post-produzione in 3D. Per questo vi dico che c'è differenza che, allora, dal punto di vista ideativo, dal punto di vista, scusate, vado avanti, ecco, questo è Lamborghini, dal punto di vista ideativo, sia un bozzetto per una scenografia teatrale, per il cinema, ma tradizionale, virtuale, non cambia niente. Poi, quando invece mi dicono, va bene, approvato, io lavoro con, preparo il file, che poi va lavorato direttamente in post-produzione, con tutta una serie di altre maestranze, no? Degli artisti di computer grafica, preparo il file per loro e mi relaziono in base alle loro esigenze. Questo per spiegarvi un po' la differenza col lavoro che vi dicevo prima di scenografia tradizionale. Là preparavo tutto il progetto e poi mi relazionavo con delle maestranze più tecniche, no? Dal punto di vista pratico. Qui invece, dopo che il bozzetto veniva approvato, e io mi relaziono con il compositor, anzitutto, a volte col 3D artist, e preparo tutto il materiale o che serve a livello di texture per il 3D artist, o tutti i miei matte painting, i miei fondali per il compositor. E qui mi Monica, dice tutto. scusa, Sì. Vittoria in chat ci chiede un progetto pubblicitario, che tempi di consegna prevede? Immagino che parli forse anche un po' della produzione, nel senso, prima tu parlavi addirittura di un anno e mezzo per una produzione teatrale, che sono tempi quasi da film hollywoodiano per alcune È cose. Qui è perché c'è un bel molto lavoro. differente, è proprio per quello che vi dicevo. Quando, ad esempio, ho lavorato a Cloud Atlas, che dopo vi spiegherò la differenza proprio di lavorazione all'interno del team, è stato molto più lungo. Io ho lavorato un tot di mesi solo ai concept e poi è passato tutto alla post-produzione per il film, è durata un anno. Invece qua per uno spot vi dicevo, lavoro sia, e io in quel caso non dopo nel film non ho lavorato alla post-produzione, invece qua negli spot, che è tutto più raccolto e breve, ad esempio nella norma in un mese uno spot l'abbiamo fatto, nella norma. L'eccezione ad esempio invece di Lamborghini è uno spot che è durato abbastanza mesi, perché era completamente in computer grafica, full 3D, e lì quindi c'è stato prima un po' abbastanza lavoro di azione, concept, e
E poi tutto il lavoro invece mi sa che era durato 6-7 mesi di realizzazione. Scusa Però gli Monica, spot, un mese vi dico a livello di post-produzione, parliamo di uno spot pubblicitario, quindi la durata è 1 minuto 50 eh. Ah, la durata secondi. proprio del spot, No, no, scusatemi. anche no, intendiamoci a Sì, di quanto solito è dura. 30 secondi, un minuto. Quindi, più sei breve, più deve essere la qualità alta e più realistico. Certo. E quindi si lavora al frame al secondo, no? E quindi lì deve essere proprio una precisione, una qualità realistica a livelli altissimi. Più sei, no? Sei breve, più la qualità è alta. Vi dicevo, ad esempio, vi faccio vedere il matte painting che ho fatto per Lamborghini. Allora, questo è un matte painting, però questo di adesso. Questo qua è invece il matte painting finale, cioè è lo shot finale dello spot. Dopo, poi tutti i video ve li faccio vedere. Però vedete tutti i filtri, cioè anche la lava è stata poi animata, cioè c'è proprio differenza tra il matte painting e come viene lavorato successivamente, ulteriormente in post-produzione, in compositing, il file. Ecco, idem. Questo è lo shot finale dello spot e questo era il matte painting. Ecco, io creo ogni volta in Photoshop a livello tecnico tutti dei layer in una certa maniera. Allora, ad esempio, nei comset, come probabilmente molti di voi faranno, insomma, se anche più no, in base al proprio modo di lavorare. E questo era un bozzetto che poi invece non è stato utilizzato, sempre per Lamborghini. Anche di layer, insomma, si va un po' in base al proprio modo di lavorare. Invece, vi dicevo, quando poi ci si relaziona con il compositor. E bisogna preparare i layer per bene, in maniera che di solito si usa Nuke come software, probabilmente molti di voi lo sapranno o lo useranno. Si usa Nuke, che è un software che praticamente voi gli date dei Photoshop, crea dei layer, no? In 2D, no? Avete dei layer in 2D su un'unica dimensione, poi come si fa in teatro. Dentro ai software si crea una, si inseriscono questi layer in uno spazio 3D per creare l'effetto poi della terza dimensione. È per questo che devono essere i layer dopo preparati tutti in una certa maniera ben precisa da passare al compositor nel file. Tra l'altro, quando io ho iniziato, Nuke era un software che non leggeva i file PSD Photoshop e si usavano i file TIFF che erano ancora più pesanti. E adesso invece siamo a dei livelli che ormai, io parlo di 11 anni fa ormai, invece adesso siamo a dei livelli, ormai si integrano tutti i software uno con l'altro. Questo invece era, ho lavorato con la Tax Free Film di Parma, probabilmente la conoscete perché fa spot praticamente full 3D, famoso quella del Parmigiano, dei Topolini, e anche qui vedete, questo è un matte painting. Queste erano due traversioni, queste erano, vedete anche il livello di prospettiva e di luce come cambia. E questo poi invece è quello che è stato scelto finale. E qui sul mio sfondo avevano poi inserito le auto, che erano anche quelle in full 3D. Quando inizio a usare del full 3D comunque le lavorazioni sono molto lunghe. Quindi andiamo avanti, questo è un altro spot sempre per Eddie, simile, era a Richmond dove c'era la Belen e il suo compagno che facevano questo spot. E anche qui vedete, questa è la scena finale dello spot. Ma vedete la differenza da qua? Ecco, per farvi capire, tutto questo palazzo. Ecco, di questo vi farò vedere dietro le scene così vedete la differenza di come lei, scusate, lei qui dove è col cuore, è stata praticamente ripresa, le riprese sono state fatte in green screen in una dimensione molto piccola, cioè proprio il giusto che comprendesse lei il cuore come spazio. E io ho ricostruito tutta la terrazza. E tutti questi palazzi che voi vedete, cioè ogni palazzo è un layer separato e anche le finestre per lo stesso discorso che ci siamo detti prima.
Ovviamente che cos'è importante, anche a livello di teatro che mi sono portata dietro per il mio percorso, la prospettiva e la luce, queste due cose fondamentali. Ecco, questo è il primissimo spot che ho fatto 12 anni fa, quando vi dicevo iniziata, è stata la prima prova. Mi hanno fatto provare, e c'era sotto, vedete, l'hai girata in green screen. Questa è la proposta che gli avevamo fatto e qui sotto vedete poi come gli avevano fatto, come era lo shot finale. Ok, questi erano i bozzetti. Avete delle domande sui bozzetti che poi vi faccio vedere gli spot veri e propri? Ma al momento non ci hanno ancora. È chiaro tutto, anche se parlo di compositing 3D, spazio 2D, nuke? Beh, per la maggior parte delle persone che ci segue, sì, poi non possiamo fare come dire una Siamo sorta tutti di. dei Però insomma, se avremo qualche minuto, magari alla fine potremmo anche dire due cose, però Ok. direi che al momento, diciamo, il clou è la produzione dei tuoi 20 anni di attività professionale, fino adesso interessantissimi, devo dire. E tra l'altro, scusami, ti rubo 2 secondi Sì. solo per dire che a volte anche una terrazza ha la necessità di essere curata, perché uno magari dice, vabbè, ma mi tocca disegnare una terrazza. Beh, sì, ti tocca anche di disegnare una terrazza, dipende come la disegni e soprattutto in che progetto va a finire. Ecco, questa è la cosa più importante. Esatto. Allora, adesso vi faccio vedere un po' di. Allora, faccio vedere lo spot di X Factor e quello di. Faccio vedere lo spot di Richmond e dietro le scene di Richmond, così vedete un po' la differenza. Vi dicevo. Allora, lo spot sono 40 secondi, è uno standard, insomma, di solito è tra i 30 secondi e un minuto. E dopo Qui vi faccio vedere dietro le io scene. non vedo niente adesso, non so se. Va, adesso l'ho aperto e poi lo condivido. Ok. Sì, devi forse di nuovo. Sì, Non tutte so. le volte devo aprire. Eccolo qui, no, per fortuna, senza che tu debba sparire. Sì, te lo Ok. faccio partire. Ok, vai. Ok, ad esempio, anche i due, avete visto i due profumi finali? E uno dice, quelli sono i due boccetti veri. No, quelli sono stati fatti tutti in 3D. Allora, adesso vi faccio vedere il making of. Prima lo apro, quello ricondivido. Direi sì. E qualcuno si chiederà, ma perché non fare una fotografia, dice, alle due boccette e ricostruirle? Perché lì si integravano con la post-produzione, È una questione di quindi. armonie cromatiche Sì, secondo me visive. sì, cioè, sì, perché comunque tecnicamente, tanto questioni di luci, così è decisamente meglio. Arrivo. Siete? Ci siamo, eccolo che arriva, condivido, eccoci qua.
Perfetto. Monica, ti è capitato o ti capita di riuscire a fare un salto anche durante le riprese di questi spot, oppure sono in parti del pianeta Terra che magari sono in un altro continente, da qualche altra parte? No, degli spot solitamente io non ho mai seguito le riprese vere e proprie. Il film sì, ma no, per il spot no, perché proprio a noi arrivava il materiale e io lavoravo direttamente qui dopo, proprio direttamente in post-produzione. Adesso sono cambiate molto le cose perché no, col fatto del render, la possibilità di render live, invece quello cambierà molto, è il futuro, no? Possibili, cioè non è più quasi post-produzione, ma tu hai questi, ci sono, è un tipo di post-produzione costosissima, però sarà il futuro dove ci sono questi studios, gli schermi mandi direttamente, cioè non è più post, ma il tuo mondo virtuale ce l'hai già lo schermo dietro, così tu fai la ripresa già con lo schermo virtuale. E quindi tu, Monica, scusami, hai il tuo studio nella tua città natale? Tu non ti No, sei mai io tra. vabbè, quando faccio la parte di direzione lavoro sempre a casa mia, poi dopo mi sposto man mano quando partono le produzioni o negli studi di UFX andavo sempre in studio comunque, sempre, sì. Quando sono più che altro a parte di direzione i miei pro i progetti o i miei o quelli di... Benissimo. Adesso vi mostro, allora, lo spot... E di Lamborghini che avete visto i concept e dopo vi faccio vedere X Factor anche lì lo spot e il making of. Vedete così che grosso lavoro. Già anche uno spot come quello di prima sembrava semplice, comunque avete visto tutto il lavoro, c'è cioè comunque anche in 3D di ricostruzione dei volumi per il matte painting, insomma ce n'era anche lì. Allora. Ecco, adesso lo spot Lamborghini. Eccoci qua. Ok. Beh, qui immagino che tu ti sia divertita anche molto di più perché sembra quasi un videogame, ma proprio Sì, avete il. visto, ho fatto tutti i bozzetti, il vero di ideazione, c'è stato un bel lavoro di tutta parte ideativa e dei bozzetti, sì. Vi faccio vedere X Factor, prima lo spot, poi il making of. Che se non sbaglio è finito di recente l'ultima edizione. Di che edizione era Ah, questa mi questo sa che era spot? una delle primissime, parliamo di 8. Com'era prima questa? Questa è la prima, secondo
Ok. Avete visto le finestre? Anche lì Allora. 7 milioni a 7 milioni di livelli, Monica. Esatto. Allora. Okay. Adesso vediamo un po' il making of Sì. di questo Così spot. vedete anche l'accensione e spegnimento delle finestre. Ok, eccolo qui. Adesso siamo diventati bravissimi con lo share Sì. screen. Eccoci qui, dalla regia mi dicono X Factor 5. Ah, era già il 5, io proprio non lo seguo qui. I miei svariati assistenti e collaboratori mi tengono Ah, informatissimo e quindi. ok, bene. E vi è chiaro, insomma, com'è? Avete delle curiosità, domande adesso? Questo è un po' tutto il mio percorso, no? E adesso invece, dopo queste cose, vi vorrei mostrare qui i progetti invece a cui tengo di più, in cui ho dato più anche a livello creativo, che ho firmato, e da Cloud Atlas all'AIDA completamente virtuale, ai miei corti di animazione e tutto il lavoro che c'è stato di ricerca dietro. Però avete curiosità riguardo a quello che vi ho fatto vedere fino adesso? Ma guarda, adesso in chat non vedo niente, però sai che ti interrompo senza problemi se qualcuno ci chiede qualsiasi Ok. cosa. Diciamo che anche a me interessa moltissimo la parte dei cartoni animati e dei corti, perché sono sempre opere di coraggio. Credo che partire per un progetto di corto d'animazione sia veramente Qui vi farò vedere anche i un'impresa. progetti futuri a cui sto lavorando. Benissimo. Allora, intanto vi parlo di Cloud Atlas e come sono arrivata a Cloud Atlas. Insomma, vi ho detto, dopo la delusione del teatro, prendo coraggio e cambio. E comunque penso che cambiare in generale sia reinventarsi come autore, anche capire le onde che ci sono del momento sia sempre anche importante. E quindi era l'inizio dell'uso massiccio di VFX e mi sono buttata in questo mondo, anche perché mi piaceva il cinema, quindi è andata così. Ho fatto queste prime esperienze nei VFX con questo studio. E che vi dicevo di Milano, insomma, ero già lì che fremevo e ho voglia di buttarmi all'estero, perché comunque si sa che gli studi di VFX, le produzioni all'estero, insomma,
certo tipo, erano le migliori, quindi ci ho provato. Mi è venuta la questione di Predator, innanzitutto in maniera che se la quando la racconto è sempre un po' rocambolesca. E io avevo letto il libro, che mi era molto piaciuto, e ho sempre pensato quando ho letto il libro. Ma una storia ambientata in sei mondi diversi, in sei epoche diverse dal punto di vista scenografico, se mai faranno un film, ho pensato, una sfida bellissima, mi piacerebbe farne parte. Casualmente, dopo 6 mesi che collaboravo con questo studio, leggo che producono questo film a Berlino. E niente, io provo a trovare i numeri dei produttori, su e giù non trovo niente, contatti. E poi però invece scopro uno dei produttori su Facebook, anche se non si fa perché io sono contraria, ma in maniera molto educata, gli scrissi, gli dissi se invece poteva darmi un'email ufficiale a cui professionale a cui scrivere, più avrei voluto mandare il mio portfolio. Lo mando, però mi ha risposto subito, e già questa è una cosa che ho già capito, che c'è qualcosa di differente. E dico, guarda, ti faremo sapere la solita frase, però mi hanno risposto subito, hanno apprezzato il portfolio e tutto. E niente, dopo invece 2 settimane arrivo, ero a Milano, appunto, fino allo spot della San Montana, e mi dicono le Wachowski, anche se ancora una non era donna, ti vogliono lunedì sul set. Ma è uno scherzo, vabbè, no, era vero, era il giovedì, ho finito lo spot, ho chiesto di dovevo ancora proseguire la settimana dopo, ho cercato di finire tutto che dovevo finire e sono partita. Da lì mi si è aperto un mondo, innanzitutto perché ho scoperto la meritocrazia per la prima volta e dopo il periodo del teatro, che è durissimo, inizi nel teatro, insomma, tutto il resto e le delusioni che avevo avuto, è stato un mondo incredibile, perché all'estero è così, no? Specialmente nel nostro ambito, non è che guardano il curriculum. Prima cosa, tanto questi grossi studios e produzioni ricevevano tantissimi portfolio al giorno. Quindi, innanzitutto, guardano il portfolio, lo showreel. Se ti trovano interessante, allora vanno a vedere il curriculum, si incuriosiscono e vanno al passo successivo. Ma e così era stato. Io poi non avevo mai fatto, è stata la mia prima esperienza grossa all'estero, prendi 10 anni fa anche qua. Da lì mi si è aperto allora un mondo, innanzitutto, per la meritocrazia. Da lì poi ho fatto fatica a tornare io in Italia dopo. Infatti ho collaborato, ho fatto 2 o 3 anni proprio a correre un po' di qua, un po' di là, perché ho collaborato con diversi studi di VFX fuori e anche con gli eventi, perché comunque erano i primi anni, anche lì negli eventi, in cui si sperimentava le videoscenografie, il motion graphics, insomma gli eventi, specialmente per la moda, erano dei veri e propri show. Univano la scenografia con qualcosa di molto spettacolare a livello cinematografico. C'era già un mix di linguaggi che a me piaceva molto. Quindi mi sono alternato un po' tra studi di VFX e gli eventi nella moda e ho collaborato con alcuni studi a Bruxelles, Parigi e anche una a Milano per le sfilate Parigi, Milano, New York e ho fatto delle cose bellissime che mi hanno aiutato tanto. Laudatas. Quindi io sono arrivata. Ho mandato la sceneggiatura in mano, erano proprio i primi giorni della produzione, avevano messo insieme il team e eravamo ancora a Berlino, primi tempi, primi mesi, la pre-produzione l'abbiamo fatta a Potsdamer Platz e al grattacielo di Renzo Piano e abbiamo lavorato proprio alla sceneggiatura e basta, nel senso che i Wachowski, insieme a Tom Twigger, gli episodi erano 6, erano divisi 3 e 3. Io facevo parte del team Wachowski e quindi mi sono occupata della parte quella futuristica un po' più che si ispira alle città asiatiche coreane, quella preistorica futuristica con tutti i villaggi, no? Con le capanne così e quello dell'Ottocento ambientato prevalentemente su quella nave e quindi ho fatto un bozzetto. Per spiegarvi un'ulteriore differenza di lavorazione all'interno di un team per un film grosso come questo, com'è? E c'era un team che secondo me sarà stato sulle 100 persone. E nel cinema si chiama Art Department, il dipartimento di scenografia. E tutti sono scenografi, che per la maggior parte hanno studiato scenografia, però è un
un lavoro talmente immenso che ognuno è specializzato in un compito. Allora, io ero proprio la consetata, è stato bellissimo. E magari dopo mesi a guardare magari sugli spot dove agenzie creative ti fanno il pelo su una roba infinitesimale, non ce ne sei, insomma anche abbastanza frustrante, no? Magari su quelle finestre lavorare su delle cose, insomma, che magari non erano dal punto di vista creativo chissà che cosa. Invece qui lavorare una sceneggiatura che era incredibile a livello drammaturgico. E avevano dato appunto di alcuni set, specialmente le baracche e gli environment generali della città coreana, e ho avuto libertà. E quindi ho lavorato proprio a livello creativo, ho dato un contributo ideativo alla realizzazione dell'ideazione di questi set, di queste scenografie. Però, ad esempio, i miei bozzetti poi, vi dicevo, nell'art department ci sono talmente tante figure legate alla scenografia che ci lavorano. Allora, i mondi virtuali, tutti i miei bozzetti, in un secondo momento, sono passati tutti a uno studio, a vari studi di VFX che hanno ricreati tutti in 3D praticamente, in post-produzione. Mentre per quel che riguarda la parte delle baracche era costruita quella, quindi quella invece è passata in laboratorio, anzi è passata dai disegnatori che vi hanno fatto tutti i disegni tecnici. Cioè quello che io in pratica facevo in una produzione di lirica, facevo tutto da sola, qua era tutta frammentata, segmentata, realizzata da varie figure, perché sono veramente tantissimi set. Quindi c'è solo il disegnatore tecnico, c'è solo anche il bozzettista, solo il decoratore, però molto più ampio e molto più frammentato fra varie maestranze in pratica. E infatti, nella prima parte io mi sono dedicata, vi dicevo, tutta la parte preistorica, adesso faccio vedere. Beh, mentre tu eccoci qua subito, perfetto. C'era il villaggio con tutte le baracche. Questo era un concept generale. Poi sono andata a disegnare, a fare il bozzetto di baracca per baracca. Però queste baracche che vi dicevo, dopo sono il mio lavoro. È stato passato al disegnatore tecnico in progettazione che li ha disegnate. Quei disegni tecnici poi sono passati al realizzatore in laboratorio. Poi abbiamo fatto tutte delle tavole per le texture di queste rocce, di queste appunto di questi legni, per realizzare queste baracche vere e proprie. Qui invece adesso invece vi faccio vedere, questi sono i bozzetti invece della parte tutta virtuale. Qui sono più che altro dei mood board per far creare le atmosfere. Erano più i sottofondi praticamente della città. Questi invece erano gli interni della stanza del set della casa dell'episodio a metà dell'Ottocento. Questi sono i bozzetti che ho realizzato per la maggior parte per Cloud Atlas. Avete delle domande? Poi faccio vedere il trailer. Ma qui, guarda, in realtà ci sono anche degli amici qui a casa da me e mi chiedevano, ossessionati dalle reference, se ne fai un largo uso oppure, come dicono alcuni, Allora, io prandi il nascendo posto. appunto come scenografa e come matte painter, sì, si fa proprio appunto un grosso studio, si fa proprio una grossa ricerca iconografica e studio di reference, soprattutto per le texture. Ma ad esempio, per
i Mad Painter proprio hanno degli archivi, ma gli studi proprio, creano dei propri archivi fotografici, hanno proprio dei fotografi anche che vanno in giro e creano proprio tutte le loro library. Ad esempio per Prince of Persia, la Moving Pictures, che è una delle studi di VFX più importanti al mondo, aveva mandato una decina di fotografi proprio, penso, a Thailandia, giù da quelle parti, per fare un servizio fotografico su tutta la parte delle texture, delle foreste, cose del genere, che servisse poi per ricostruire. E io ho menato un po' questa cosa inconsciamente proprio perché ho questo background di storia dell'arte e di fare le ricerche iconografiche, di wet painting che funziona in questa maniera in pratica, partendo da reference realistiche, poi vai a lavorare. E anche per la scenografia tradizionale che crei tutte le texture realistiche per poi da passare in laboratorio. Quindi è stata un po' la metodologia che mi sono ritrovata. E poi ho capito invece ultimamente, quando ho realizzato i miei corti, è diventata un po' la mia cifra stilistica, nel senso che nascendo proprio come storica dell'arte, a me interessa fare un lavoro di ricerca anche su del passato e andare a mescolare e mixare. Infatti, noi concept artist, comunque, tecnica del mashup, del mixare, ce l'hanno specialmente appunto per i videogame o per spot o film. E infatti, io non dico sempre: io non nasco come illustratrice, ho proprio un background diverso come scenografa e come matte painter. Quindi è Perché sai, importante. Monica, c'è questa divisione quasi religiosa per cui ci sono quelli che dicono mai più di tre reference, se no passi tutto il tempo a cercare che diventa una droga e poi ti perdi in mille ricerche o, come dire, ti distolgono troppo, oppure quelli che invece hanno proprio un database mostruoso di giga Ah, io solo sì, per... io ho un database mostruoso proprio perché a livello di teatro la fotografia in generale, le luci e anche le reference dei pittori sono fondamentali. E sì, è proprio nasco con quell'approccio, perché comunque i matte painter, quelli tradizionali, i primi VFX mix tra 2D e 3D, è così. Poi adesso si fa un uso ormai grosso di 3D anche nei matte painting, no? È quasi tutto ricostruito. Allora devi andare a lavorare di texture. Comunque sì, no, infatti non nasco come illustratrice, non ho niente a che fare, no, non ho problemi a dirlo. Non è il mio background e non è quello che ho fatto. No, ma nel tuo caso direi che sia proprio arte applicata, nel senso ai desideri della produzione. Tra l'altro, Esatto, sì. sono environment splendidi anche con dominanti di colore bellissime. Niente, scusa, un po' di Ok. complimenti extra. No, Vai, no, no. vai, 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 prego. Qualcuna delle domande? No, posto vado avanti o... Ok. Vai, vai pure che. Ok. E allora se vi voglio far vedere il trailer di Cloudatra, insomma. Ok, perfetto, eccolo.
Eccoci. Perfetto. Che tu Avete sappia, domande? ma guarda Monica, ti chiedevo che tu sappia, Cloud Atlas, per quelli che magari presi un po' dalla curiosità oggi non l'avessero visto, ti ricordi se per caso in una delle varie piattaforme disponibile, sai, Netflix, Sai che non ho idea, Amazon, non lo so. Sky? Non lo so. Di che anno è Cloud Atlas? E penso che 2015? sia uscito 2013, o fine 2012 o 2013. 2013. Noi l'abbiamo realizzato nel 2011, riprese pre-produzione, e mi sa che tutto il 2012 hanno lavorato alla post-produzione. Beh, diciamo che Quindi una. secondo me è uscito fine 2012 o inizio 2013. La post-produzione è ormai diventata una parte Fondamentale, fondamentale, non è? Sì. potente di Perché quasi avete visto anche qualsiasi quanti film. filtri, no? Quanti filtri ulteriori rispetto all'immagine originale, sia di girato che impostate virtualmente, ci sono per arrivare all'immagine finale. Ci sono tanti filtri e passaggi, Il tuo quindi. periodo di lavoro per la produzione durante il quale hai lavorato al film, quanto è durato? Ti ricordi qualche Allora, sono partita a mese? maggio e sono stata là 4-5 mesi. Il bello era anche lì, appunto, sono partita, mi hanno chiamato, vieni sul set, facciamo una prova. Vediamo, mi hanno già preso il biglietto 2 o 3 volte, poi è sempre rimandato perché poi andava bene, mi tenevano. E quindi è durata un po', è stata una bella esperienza. E E sempre a Berlino, giusto la tutto a produzione. Berlino, sì. L'anno scorso mi avevano chiamato a maggio 2019 per Matrix 4, ma ho rifiutato perché ormai si era chiuso il percorso, io volevo fare qualcosa di mio e lo giravano sempre in parte a Berlino, una parte a San Francisco l'hanno fatta e adesso hanno finito da qualche mese a Berlino. Dopo, hanno appena iniziato quando c'è stato il Covid, poi dopo hanno dovuto chiudere, hanno ripreso quest'estate. E no, ormai era finito un percorso, io stavo facendo cose mie, quando fai un progetto del genere lavori 6 giorni su 7. 10-12 ore al giorno, fai solo quello nella vita proprio, e quindi ti rimane la domenica per dormire, recuperare. Quindi non me la sentivo, preferivo, ma proprio per una questione che mi sentivo di portare avanti cose mie. E direi che hai fatto bene visti i risultati che poi sono venuti. Antonio, che tra l'altro è un bravissimo collega, autore di fumetti, che spesso anche ha lavorato in pubblicità e anche se non ricordo male, anzi, ha fatto anche lo storyboard di un film con Neri Marco Re e Andrea Pennacchi, non a caso, ci dice che ha visto Cloud Atlas su Netflix, quindi eventualmente non so in che periodo l'ha visto perché potrebbe essere anche di qualche mese fa, però per chi non l'avesse visto è uno di quei filmoni che visivamente ti dà, Sì. Non riempie è gli stato occhi. apprezzato, ma perché secondo me venendo loro da Matrix, si aspettavano una cosa diversa. L'hanno detto tutti che questa era una produzione prettamente europea,
loro più che Beh, no. io credo che pagheranno lo scotto per sempre di questo enorme, Anche mostruoso successo, per cui... Ah, ci dice, secondo me. Anche secondo Antonio, me. ci dice qualche mese fa, quindi potrebbe essere anche disponibile. Monica, guarda, siamo a 1:20, credo che arriveremo... Beh, non so se hai altre cose No, forse avevi altre cose prima di passare i tuoi due cortometraggi. Vi faccio vedere i due corti, vi parlo adesso di due corti e dopo di Aida. Anzi, vabbè, vi parlo adesso di Aida, così dopo vi parlo solo dei miei progetti di regia d'animazione. Allora, Perfetto. dopo aver fatto questa ulteriore esperienza, no? Quindi arrivavo da 12 anni dove avevo messo insieme sia col virtuale, il cinema, teatro, virtuale tradizionale. E quando io lasciai il teatro nel 2009-2010, ero anche abbastanza arrabbiato, ho detto non metterò mai più piedi in un teatro. E ci ho messo 3 anni per ritornare in teatro, tra l'altro a Berlino, perché avevo la Deutsche Oper vicino a quando dove abitavo per Cloud Atlas, e andai a teatro e dissi, ma era ritornata voglia da spettatore. Quando sono tornata a teatro ho detto, beh, però sarebbe bello tornare a lavorarci. Però mi ero detto, con una persona che ne valeva la pena, una persona che avrebbe apprezzato il mio lavoro e con cui ne valeva la pena, firmando i miei progetti, non più ovviamente da assistente, era impossibile, sarebbe stato tornare indietro. E quindi è arrivata anche questa occasione, perché mi ha chiamato un cantante lirico molto famoso, con quasi 40 anni di esperienza, molto conosciuto, che ha iniziato a fare regie. E quindi ci siamo trovati benissimo. E ho firmato questa prima trilogia, che era una coproduzione Teatro La Fenice, Teatro Carlo Felice di Genova e Teatro Regio di Parma, la trilogia di Donizetti e delle Regine Tudor, e Anna Bolena, Maria Stuard e Roberto De Vere, che riguarda la Regina Elisabetta. Però lì parlavamo ancora di... Ho firmato questi spettacoli e sono felice di tornare, però parlavamo ancora di scenografia tradizionale. E invece dopo allora abbiamo realizzato Aida come titolo per inaugurare la stagione lirica l'anno scorso, 2018-19, a Genova. E ho detto, perché non farla virtualmente? Perché comunque come titolo si presta, no? È imponente. E quindi ho ricostruito virtualmente, come fosse una produzione cinematografica, tutte le scenografie. Erano d'impatto, perché comunque avevamo questi 3 schermi che creavano una scatola in palco. Fate conto che sono dimensioni di 22 per 16 metri fondali, e con un immaginario però anche di un Egitto, non il solito da cartolina, da Zeffirelli, anche perché Zeffirelli giustamente faceva quel tipo di progetti perché se lo poteva permettere aveva anche altri budget. E visto che Aida necessita di un certo budget se si vuole fare costruita la scenografia, qui non c'era quel budget, e quindi l'abbiamo realizzato in animazione, che ci ha permesso di creare tantissimi mondi immaginari, e io lì mi sono proprio sfogata e ho fatto tutte le citazioni di tutti i film della mia appassionata che mi sono piaciuti, da Star Wars, Star Trek, Blade Runner, dai colori alle citazioni di certi elementi, per creare un immaginario di un Egitto futuristico, comunque astratto futuristico. Quindi lavoro di ideazione, allora lì lavoro di laboratorio non ce n'è stato, quindi è stato tutto completamente virtuale. Ho fatto quindi questi tre, in palcoscenico questa scatola con questi 3 schermi con videoproiezioni, un tappeto specchio, così ulteriormente faceva un effetto ancora più surreale di moltiplicazione degli spazi. In più ho proiettato davanti con un, in teatro si chiama Tulle, con un schermo che è uno schermo, avete presente il Tulle, anche quello da ballerina, da carnevale. Il Tulle, se vi proiettate sopra, proietta l'immagine, ma dà un effetto di trasparenza, come se non ci fosse nulla. E quindi essendo davanti al palcoscenico, dove c'è proprio il sipario, crea una scatola immersiva in cui i protagonisti, i cantanti, erano immersi da questo mondo immaginario, quando c'era il fuoco, la guerra, e insomma faceva un bel effetto. E qui ho messo insieme tutte le mie competenze acquisite praticamente negli anni precedenti. E
Adesso vi faccio vedere i bozzetti e un trailer di presentazione del progetto. I bozzetti, quindi l'ideazione è stata quella, ho creato dei matte painting che poi sono stati animati e lavorati in post-produzione. E quindi tutti digitalmente. Allora. Beh, qui nel frattempo Lorenzo ti fa moltissimi complimenti in chat, tutti Grazie. meritati, e ci dice: guarda, buon pomeriggio, creare arte è davvero meraviglioso, essere un esperto di disegno come lo siete voi fa sentire l'arte ancora più vicina a questo meraviglioso mondo. Direi che sono parole decisamente meritate. Grazie Lorenzo. Vai con... Eccoci. Questo era lo storyboard dell'opera. E qui adesso vedete praticamente che i layer, praticamente il tulle in palcoscenico aveva la funzione di un layer di Photoshop trasparente. Qui vedete queste sabbie, questa che si intravede di sabbia qua, è la proiezione che è andata poi sullo schermo tulle. E dietro invece avevamo questa immagine. Queste sono le tavole, nella loro piena estensione della videoscenografia. Alcune cose non sono state tutte utilizzate, però queste erano un po' di mood board, un po' di tavole. Ecco, adesso vi faccio vedere il trailer. Arrivo. Questa è la simulazione in palco, quindi vedete i tre schermi. Qui davanti in teoria ci sarebbe anche un tulle trasparente. E qui si vede in queste immagini dove ci sono appunto delle chine.
Questo è quanto. Beh, davvero mi sarebbe davvero piaciuto poter assistere a uno spettacolo simile, perché deve essere davvero una cosa, un'esperienza davvero sontuosa, credo, poter vedere scenografie in teatro simili con palcoscenici, con un dispiego di forze simile. Beh, Non. tieni conto che l'idea era anche di avvicinare un pubblico giovane, comunque si sa che nella lirica i giovani non ci vanno a teatro. E comunque ha fatto tutto esaurito, tutte le serate, un teatro da 2200 posti e è stata di soddisfazione, perché sono stati molti giovani che sono andati, infatti. Comunque secondo me è un po' futuro è questo, cioè non si possono più vedere le cose polverose di una volta. Cioè, preferisco recuperare un allestimento di Zeffirelli originale, che ha un senso, che è comunque un patrimonio, e far vedere quello perché in quel momento si lavorava in quella maniera, che fare uno spettacolo vecchio adesso. Non si può vedere. Non si possono vedere spettacoli polverosi, io non ce la faccio Beh, qui più. al di là dello spettacolo poveroso, Fabrizio ti fa tantissimi complimenti, Grazie. tutti meritati, lavori che lasciano a bocca aperta. Senti Monica, abbiamo Grazie. direi il tempo giusto, un 20-25 minuti Ok. per entrare forse nel cuore del tuo Sì. lavoro, in quello che Ok. adesso è la cosa che ti interessa di più, che è al centro della tua vita, che Esatto. Quello su sono cui due. vorrei proseguire. E allora, da qui, dopo tutte queste esperienze, ho dovuto fare un ulteriore passo in avanti, dedicarmi alla regia. E di progetti miei di animazione. E io è una cosa che non ho mai, cioè proprio mi pare che anni fa dissi a mia madre, ma io non farò mai un film di animazione, una cosa del genere. Poi invece ho fatto il primo, mi è piaciuto, La ballata di Senza tetto, che è nato proprio casualmente, però è nata proprio dall'esigenza che per alcuni ragazzi con cui lavoravamo allo studio che vi dicevo lì a Milano, una è Chiara Ferriani, che è 3D artist e compositor, bravissima, adesso ha un suo studio. E lei è stata anche supervisora Ghost in the Shell all'estero, era bravissima. E con un altro ragazzo, Stefano Stefani, tra l'altro di Treviso, lui motion graphic artist e quindi più che altro animazione 2D e compositi, avevamo voglia di fare qualcosa di nostro. Uscì questo bando dell'Emilia Romagna Film Commission. Io venivo dall'estero, non avevo molto affidamento, perché ho detto figurati quei bandi lì. Poi invece è andata bene, ho presentato questo progetto sul terremoto dell'Emilia Romagna. Ed è lì, è iniziata proprio, ho capito che è uscita la mia cifra stilistica, innanzitutto, queste tavole molto poetiche e oniriche, ed interpretare e raccontare in maniera proprio onirica e visionaria temi drammatici. Perché qui nella ballata del Senza tetto si raccontava appunto del viaggio di un bambino attraverso le terre devastate, che ha paura di uscire. Ma viene costretto dalla sua piccola amica Lumaca, che è simbolo della tenacia e degli emiliani che piano piano vanno comunque lontano, e fanno questo viaggio, prima nelle terre devastate, poi vedono in questo viaggio invece però una terra che si rialza e che quindi è un messaggio, porta anche un messaggio di speranza, questo porto. E in questi giorni era sulla piattaforma Rai Play, se la volete vedere fino a domani, all'interno di Cartoons on the Bay, visto che quest'anno era dedicato al femminile. E quindi trovate il corto online free da poter visionare. Allora, questo è un corto, se faccio vedere allora un po' di tavole, vedere il trailer. Scusa Monica, tu hai tra Sì. l'altro anche scritto la sceneggiatura? Sì, questo non ha dialoghi, ha un piccolo intro, però sì, io scrivo sempre, scrivo, dirigo e disegno. Non sono cose che, come dire, che possono essere date per scontate, forse per qualcuno che lo fa, sì, ma non è così scontato. Ho capito che ormai è il mio, cioè mi piacerebbe proseguire su questa strada. Infatti, dopo la ballata ho realizzato Butterflies in Berlin, che è un mediometraggio ed ha una struttura però da lungometraggio. Sempre in animazione, e adesso sto preparando un lungo, però in generale voglio passare anche alla regia teatrale. Sto lavorando ad alcuni progetti dove hanno proprio, cioè io sento questa cosa, che la drammaturgia visiva per me,
discorso di drammaturgia visiva, l'aspetto visivo non è puramente decorativo, ma è il quarto protagonista della storia, che sia un'azione scenica in teatro o che sia un corto o un film d'animazione. Allora, vi faccio vedere un po' di tavole. Allora, dal punto di vista tecnico, la Barata dei Senza Tetto è un 3D, nel senso che il personaggio è stato modellato e animato da Chiara, appunto, in 3D. Io ho fatto tutti gli scenari, io ho disegnato anche il carattere del personaggio, poi lei l'ha modellato. Ecco, vedete? Lo vedete? Sì, si vede Ah, ok. benissimo. Queste erano le prime bozze. E qui vedete l'ispirazione al surrealismo, è importante. Ecco, a me piace molto la tecnica dell'acquerello che all'inizio io praticavo proprio, praticavo, diciamo. E quindi applico sempre, mi preparo un tot di texture che vado poi a applicare successivamente. Ecco, io qui ero partita poi da delle immagini di repertorio proprio che adesso vi faccio vedere, proprio del fatto originale del terremoto. Arrivo. Che probabilmente riconoscete all'interno delle tavole che ho riutilizzato. E poi ho inserito. E Monica, queste foto le hai fatte tu oppure le hai recuperate da altri Le ho collaboratori? recuperate. Alcune me le ha date anche un mio amico che era andato là come volontario e mi ha portato un po' di foto. Questo è quanto. Adesso vi faccio vedere allora, vi faccio vedere un attimo questi anche. Nel frattempo continuano ad arrivare i complimenti e direi che. Ah, grazie. Ecco, questi erano i character, la lumaca. Questo è il personaggio del bambino in 3D. Questo era un po' un esempio invece di After Effects di alcune cose fatte in motion graphics. Questo è il protagonista. Faccio vedere il trailer. Un attimo che lo devo recuperare, scusate, è un'altra cartella. Nessun problema, nel frattempo diciamo apriamo per non lasciare lo schermo nero mentre Monica armeggia un Avete po' con delle la parte domande? tecnica. Io, beh, guarda, c'erano delle Ecco. cose, beh, ma forse arriva. Direi che a me che interessa molto il colore, è una cosa che viene sempre sottovalutata. Beh, io parlo da fumettaro, nei fumetti che mi irrita moltissimo, ma il colore ha una parte narrativa enorme. Fondamentale. Per me colore è tutto. Il colore e ritmo, direi luce e ritmo, se dovessimo condensare, e Esatto. nelle tavole che ho Luce, visto. armonia, luce e colore che creano una armonia. Eh sì, perché è l'unico modo per calare lo spettatore o il lettore che sia Esatto. dentro un'atmosfera, perché non c'è un altro modo, no? Non gli puoi Esatto. citofonare e dire qui volevo farti sentire questo, Esatto. o ci entri dentro o non c'è un altro Esatto. modo. Per quello che dicevo che per me è fondamentale, che fa parte, la drammaturgia visiva, è anche essa drammaturgia perché fa parte della narrazione. E perché ti dà l'atmosfera del personaggio, di tutto, di quello che sta accadendo. La verità è che un cattivo colore è capace di distruggere qualsiasi bel Completamente. segno, bel disegno, e dall'altra Infatti, per me la parte. fotografia nel film, in qualsiasi film, è la cosa principale. Direi, quell'effetto soap opera ogni tanto che uccide certe produzioni non si può Beh, da noi quasi tutte, sopportare. quelle TV, poi quasi Ah, tutte. quelle di prima serata non c'è pace. Sei riuscita a trovare il trailer, Monica? Perfetto, vediamo se riusciamo a condividerlo.
eccolo qua, perfetto. Le musiche che citerei dire sono di Massimo Moretti, che ha fatto anche poi quelli di Butterflies in Berlin. Adesso arriviamo a quello. Scusami, E prima, Butterflies. Monica, dicevi che in questo periodo è anche visibile Su la ballata RaiPlay, su RaiPlay. c'è un canale all'interno di RaiPlay su Cartoon Soundbite, che è il festival dell'animazione della Rai. Per questi 3 giorni ha messo un po' di corti visibili, free, e c'è anche la ballata di Senza Tetto, lo potete vedere per intero. Perfetto, direi RaiPlay, insomma, ci si accede facilmente. Cartoon Soundbay ormai è una manifestazione importantissima, con grandissima visibilità. Direi che è il caso di approfittare in questi momenti Sì, sono di stati nostro bravi corso. che quest'anno Cartoon Soundbay ha dato spazio alla voce femminile. Quindi ha messo tanti corti legati di autrici donne anche. E speriamo che Insomma, prima o fanno poi tante cose siano fruibili, compresi i tuoi, anche su piattaforme appunto come Netflix, Amazon, belle. perché Lo so. hanno un Però grande io non ho successo. avuto contatti purtroppo ancora. Speriamo Non in si sa futuro. mai, speriamo in futuro. E poi passiamo a Butterflies Butterflies in in Berlin. Berlin, Se che sforiamo ha un po' va bene. Se sì, sforiamo 10 minuti. ma noi, se tu hai tempo, volentieri, Sì, ok. che ha tematiche che non vengono generalmente toccate. Esatto, questo O merita un caso un po' a sé, sì, perché sì, ha una direi. struttura innanzitutto da lungometraggio. E ho fatto mesi e mesi di ricerca storica proprio, ho scoperto la storia della prima transessuale al mondo operata e sopravvissuta, perché molti di voi probabilmente conosceranno The Danish Girl. Certo. Ma quella non è la prima, era nello stesso periodo, nello stesso istituto, però lei poi è morta. Invece, quella a cui mi riferisco io si chiamava Rudolf Richter, poi è diventata Dora, e siamo a Berlino negli anni 30. E Magnus Hirschfeld, che è questo personaggio che veniva chiamato ebreo, veniva chiamato l'Einstein del sesso, aveva fondato nel 1919 Istituto di Scienze Sessuali a Berlino. Immaginatevi, sarebbe già una cosa adesso avveniristica. Certo. Immaginatevi un secolo fa. Eravamo in piena Repubblica di Weimar
E quindi la berlina dei cabaret sembrava che potesse accadere di tutto, no? In senso positivo nel mondo, no? Invece poi appena dopo abbiamo l'ascesa al potere di Hitler. Quindi il film inizia proprio nel 1933 e quando siamo a cavallo di questo periodo, di questo personaggio che arriva a Berlino, deve trovare il suo posto nel mondo e incontra Magnus Hirschfeld. Che gli permetterà di fare questa operazione e di fare la transizione da uomo a donna. Però tutto questo avviene durante anche la crescita di Hitler. Quindi è una doppia metamorfosi. Io l'ho chiamata Butterflies in Berlin perché proprio per fare riferimento alla metamorfosi della farfalla che ha quattro fasi. E il corto, che è un mediometraggio, però sono 30 minuti, belli impegnativi. Vari colpi di scena, vari personaggi, perché non si ispira solo a questo Magnus Hirschfeld e a questo personaggio, ma anche a altri due personaggi realmente esistiti che non si conoscevano tra di loro, però tramite il personaggio principale io ho incastrato tutto in pratica. E quindi diviso in quattro capitoli il film, come quattro sono le metamorfosi della farfalla. E quindi è una metamorfosi personale, ma anche sociale. Perché sullo sfondo abbiamo proprio questo cambiamento sociale che sta avvenendo. Quindi è anche Mezz'ora, proprio scusami un primo. ma Monica, mezz'ora stiamo cominciando a parlare di una produzione bella potente, cioè Beh, di allora, infatti, da quel punto di vista lì devo dire che non ci potevamo permettere un 3D, questo lo dico. Quindi io, innanzitutto, era la storia. Aveva una struttura completamente diversa e una narrazione diversa. Dopo ho scoperto che è stato definito un documentario, anche se io non avevo proprio idea. E sì, infatti, tutti mi dicono: ma ti sei posto il problema morale? Perché molti c'è nei tra i documentaristi c'è questa grossa tematica, ma perché adesso, appunto, nelle ultime produzioni viene sempre più usata l'animazione per raccontare quello che o no, il materiale che non si è trovato o per raccontare emozioni, sentimenti, no? Però ovviamente porta a un'astrazione e a una narrazione differente. Infatti tutti mi dicono, ma okay, specialmente Butterfly, che è molto onirico nei momenti più proprio drammatici, mi hanno detto, ma non ci sei posto il problema, che stavi raccontando la realtà, ma in maniera, detto, no, proprio non me lo sono posto perché non sapevo neanche che era un documentario io. Quindi, cioè, a me interessava raccontare questa storia, quella tecnica dell'animazione, perché innanzitutto volevo arrivare a un pubblico più giovane e più ampio possibile, perché sono storie difficilissime da raccontare, da trasmettere, e in questa maniera potevo raggiungere un pubblico più ampio, e infatti è stato così. E poi trattando in maniera anche delicata, un po' come è stato con la Ballata dei Senza Tetto, è da lì che ho capito che proprio la mia cifra stilistica è narrare in maniera delicata, onirica, temi drammatici, poteva avvicinare anche chi magari la tematica LGBT o documentaristica non era abituato, no? Infatti è stato così ed è la cosa che mi ha fatto più piacere, insomma, è per Sì. questo che ha anche girato tanto. Secondo me, ed è stata apprezzata da diversi livelli, insomma. Ma in questo caso, scusami Monica, sei riuscita a trovare anche del materiale fotografico che Esatto, vi riguardasse farò vedere Dora come quando era qui bambino oppure materiale durante. fotografico no, suo, no, ma sì, c'è una foto sue, sì, ci sono, ma da bambino no. Il bello è stato che quello per me è il periodo a livello di storia dell'arte preferito. Gli anni 20, 30, un po' ovunque sia, italiani. Che berlinesi sono per me l'apoteosi. Quindi ho fatto un lavoro oltre che storico, perché adesso c'è la fortuna appunto che molto è digitale, gli archivi sono digitali, e ho fatto un lavoro di ricerca iconografica delle riviste dell'epoca, dei poster dell'epoca e delle cartoline dell'epoca. Ho trovato delle cose meravigliose. Da lì ho creato tutti i miei sfondi. Quindi solitamente no, nell'animazione gli sfondi sono quelli meno dettagliati. Per me invece io nasco come scenografa. Sono fondamentali e ogni inquadratura di Butterflies in Berlin, io lo dico sempre, è impostata come un quadro e ognuna ha una citazione, un rimando ad altri artisti dell'epoca pittori. Ad esempio, in certi momenti clou, io mi sono ispirato a un pittore che si chiama Sascha Schneider, bravissimo illustratore pittore austriaco-tedesco.
E lui ha avuto una vicenda proprio col. In quegli anni vi era il paragrafo 175, che era il paragrafo che condannava gli omosessuali penalmente in Germania. Manuel Hirschfeld aveva fatto di tutto per eliminarlo, per questo aveva fondato anche l'Istituto di Scienze Sessuali. E si era fatto promotore di questa battaglia sui diritti umani. E lui, questo pittore, ad esempio, scoprì che aveva dovuto scappare dalla Germania proprio per il paragrafo 175 ed era arrivato in Italia. Ad esempio, ho citato una illustratrice che è pochissimo conosciuta, oltre ai soliti 8Dix, George Grosz, Jeanne Mammen, che è bravissima, e poi anche riviste poster dell'epoca. E poi, ad esempio, ci sono due scene in cui ho citato Salon Kitty di Tinto Brass, in una Ken Russell. Io mi sono sbizzarrita, è quasi il festival del trova la citazione. Beh, scusami, hai citato un nome scordato ormai dai più, che è quello di Ken Russell, che è un Che fa televisivamente delle cose che genio e strepitoso e che dovrebbe essere rivisto, ma che nessuno assolutamente. passa mai. Ecco, diciamo questo nome, Ken Russell, provate ad andare a Sì. dare un'occhiata alla sua filmografia, è meravigliosa, è Sì. forse una Tra delle l'altro lui cose più. fece Carlo Felice di Genova, mi hanno raccontato quando lavorava a Cose Mitiche, ha fatto un Faust, mi pare, l'opera lirica, non vi dico, è la Sì, io bellezza. suggerisco per chi riesce, per chi possa, tantissimi documentari per la BBC fatti negli anni 60, assolutamente rivoluzionari sulle figure come Beethoven, Goethe, cose che hanno cambiato la TV dell'epoca e non solo. Però insomma, non deragliamo oltre. Ovviamente Ok, però noi. ce ne sarebbe da dire, sì. Su Russell anche, noi purtroppo magari potessimo vederlo tutto, non è possibile, però non so cosa riusciremo a vedere del tuo corto. Adesso ti faccio vedere il trailer, le tavole, un po' di tavole, vi faccio vedere subito il trailer così. Benissimo. E ecco, riguardo alla tecnica, 30 minuti sono impegnativi nell'animazione, quindi non mi sarei mai potuta permettere, immaginare anche per questioni tempistiche, di fare come la ballata in 3D, con i personaggi in 3D. Quindi io ho mixato, ho sperimentato, ho fatto un mix, lo dico apertamente, un mix di collage anche con materiale d'archivio, che ho trovato all'interno di campi di concentramento. E ho disegnato i personaggi principali e quelli li ho disegnati io, caratteri li ho ideati, poi sono stati elaborati in 2D. Poi tutto il contorno, i personaggi minori o nei totali, ho usato tutte le piccole macchette trovate dai character dalle riviste dell'epoca, perché avevo trovato delle cose bellissime. E poi manipolate, insomma, ho fatto un mix di tecniche, motion graphic, cut-out animation, collage animation, motion graphics 2D, alcuni elementi in 3D ci sono, ad esempio auto, oggetti, comunque anche il compositing è all'interno di spazi in 3D, in certi momenti ci sono, ma non potevo permettermi un full 3D completo. Comunque la ballata c'erano solo due personaggi, per fare 9 minuti è stata una cosa impegnativa. Direi. E cioè qui, se prima o poi riuscirete a vederlo per intero, ogni tavola, io ho disegnato 180 tavole, ogni tavola era un set differente, sarebbe stato proprio impossibile, cioè neanche come film lungometraggio ce lo saremmo potuti permettere. Però allora ho arricchito le tavole degli sfondi dei set che esprimessero benissimo comunque il lavoro, l'atmosfera dei personaggi dell'epoca. C'è una differenza tra prima e dopo, dove prima abbiamo tutti questi colori saturi molto forti, la Berlino dei Cabaret. Dopo passiamo ovviamente a una desaturazione, abbiamo dei grigi, neri e rossi, cose molto. Per l'inferno, ad esempio, io ho citato l'inferno di Dorè con alcune illustrazioni di Dorè. E quindi per dirvi sempre, no, il discorso della preparazione culturale, della ricerca storica, iconografica e dei riferimenti che sono fondamentali. Ti Benissimo. faccio vedere allora il trailer. Ok. Ah, e alcune. Vi faccio vedere anche un piccolo making of allora dopo. E vedrete che le silhouette invece in nero
E le abbiamo riprese tutte in green screen. Anche lì, cioè, bisogna anche capire a livello di narrazione che cos'è che è importante e su cui vuoi valorizzare. Ovviamente, su cui vuoi puntare anche a livello di character. Ovviamente, certe figure che erano proprio appunto puramente, diciamo, decorative di insieme non aveva senso. Magari perdere mesi e mesi di animazione di character che erano in silhouette nere. E quindi le abbiamo riprese in green screen. Benissimo, eccoci qua. Voilà. Sì, si chiama Butterflies in Berlin, diario di un'anima divisa in due, perché il racconto nasce proprio da un ritrovamento di un diario. Ecco, l'idea mi è venuta perché stavo ascoltando il telegiornale, ho letto di questa ricercatrice del museo più grande del mondo dell'Olocausto, che è quello di Washington, che raccoglieva i diari delle vittime sopravvissute dell'Olocausto. E da lì mi è venuta l'idea che poteva essere fare da prologo e la partenza per la storia. Quindi c'è questa signora, non vi svelo chi è perché c'è proprio di scena finale, che si trova in mano questo libro. E lo tira fuori e dice: ma lo spedisco a questa persona perché lo posso conservare, magari a lei gli sarà utile. E da lì, quando trova la ricercatrice del museo e apre questo libro, inizia il racconto in pratica. E volevo dire due cose rispetto alle citazioni. Avete visto nel trailer, ad esempio, c'è la citazione a Fight Club nella inquadratura quando Hitler guarda Berlino. La citazione, cioè, avete visto che nel momento ho rappresentato che è una data significativa, cioè, ho fatto anche questa piccola scoperta storica nel fare film. Una data significativa è quella del 6 maggio 1933. Tutti conoscono quella del 10 maggio 1933, che è il famoso rogo dei libri a Bebel Platz a Berlino. E nel film io la rappresento con degli uomini nazisti uccello. E anche lì mi è venuta l'idea perché ho scoperto questo quadro di Max Beckham, che era uscita la notizia che era stato ritrovato ed era stato venduto all'asta. Ed era un bellissimo quadro dove rappresentava le atrocità naziste con questi uccelli malefici. E allora mi è venuta l'idea di rappresentare queste persone quasi in maniera proprio teatrale, come costume teatrale, nazisti, ma che avessero queste ali. E quindi questo per dirvi queste due citazioni, anche questi due quadri, queste due opere d'arte. E l'altra cosa importante è anche l'aspetto musicale, che è attentamente ricercato nell'opera, sempre perché vi dicevo, per me parte visiva, racconto e anche parte musicale vanno di pari passo, perché visto che io vengo dal teatro, arte musicale, teatro musicale, e la colonna sonora è sempre fondamentale. Alcune parti originali le ha composte sempre Massimo Moretti, quella della ballata, ma tutto il resto io ho scelto delle arie anche lì che erano strettamente legate alla storia. Ad esempio, un'altra cosa fondamentale che in Italia è completamente ignorata sono gli opening title di un film. E all'estero invece ci sono degli studi di animazione che si occupano solo di quello. È perché il discorso, come degli spot, durano magari dei 30 secondi a 2-3 minuti, ma hanno un'alta qualità di grafica, di computer grafica e di tecnica. Sia nella ballata, sia in Butterflies, e in tutti i miei progetti per me sono fondamentali. Perché sono come nella lirica il prologo, la sinfonia. Nell'opera lirica solitamente ogni opera ha una sinfonia che introduce l'atmosfera di quello che ascoltiamo dopo, no? E qui è uguale. Quindi io ho scelto, quando vi ho fatto vedere il mio primo, per dirvi, quando, come dice quella data, la stupa torna.
Vi ho fatto vedere Aci Galatea Polifemo, no? È la mia prima opera praticamente che ho firmato Torino ben 11-12 anni fa. C'era un'aria talmente bella che era, si chiamava Fra l'ombre e gli orrori, farfalla confusa felice, ed è struggente. Per me quello era, cioè quell'aria lì dice tutto. Allora, nel film l'inizio, quell'immagine che avete visto prima, finale del trailer sul fucsia con la farfalla, il simbolo nazista, lui diviso in due, no? Lì, solo in quell'immagine c'è tutto, ci sono i campi di concentramento, racchiude tutto e sullo sfondo, sulla base musicale di quell'aria, fra l'ombra e l'orrore, felice, io ho voluto usare quell'aria perché esprimeva sia il tormento del protagonista e di tutta la sua storia personale che deve affrontare, ma sia anche, farfalla confusa e felice, rappresenta anche il cambiamento, l'ombra e gli orrori, rappresentava anche il cambiamento sociale che stavamo andando a fare. Durante, ad esempio, durante c'è un momento dove abbiamo proprio il prima e dopo del film, la danza macabra di Saint-Saëns, perché proprio abbiamo un prima e un dopo, e il momento clou, un po' più onirico del film è l'operazione chirurgica. Lì mi sono chiesta, ma cosa faccio vedere nell'operazione chirurgica? Mi sono posta, non sapevo cosa fare. Ho pensato dopo, ma deve essere un momento più onirico, comunque è una trasformazione personale, non c'entra niente con l'aspetto fisico, è più proprio una questione di interiorità. E quindi io ho usato quell'aria famosissima, adesso probabilmente ve le dico, ma se le ascoltate le riconoscete, la Lakmé, due voci per le donne, proprio la poesia totale. Qui abbiamo proprio il bruco che diventa farfalla. E è un momento proprio onirico completo. Non ho fatto vedere niente, ovviamente, di operazione chirurgica. Ho fatto vedere proprio questa trasformazione di questa farfalla che si trasforma. E uguale nel momento invece della deportazione ai campi di concentramento, ho usato Beethoven. E ho usato Erik Satie in un momento malinconico di quando lei è diventata donna e va a cercare i suoi amici sparsi nei campi di concentramento. E ogni scelta, anche musicale, è direttamente in relazione a quello che andiamo a raccontare. L'altra cosa che mi stavo dimenticando di dirvi riguardo la storia, che la storia principale è quella di Alex che diventa Alexandra, anche se io non me l'ho cambiato, ma vi ho detto era Rudolf, diventa Nora, e di Maio di Riesce. Ma io ho scoperto altre due storie incredibili. Vengono sviluppate più nel finale, nella seconda parte della storia. Una è quella dell'ospedale ebraico di Rheinische Straße, che è un'inchiesta che è stata scoperta pochissimi anni fa dal Sunday Times, in cui si scoprì quando entrarono i russi a Berlino, trovarono un'isola felice, praticamente un ospedale ebraico, non era stato toccato con dentro ancora della gente salva, e tutti si sono chiesti, ma questi come hanno fatto a rimanere vivi con tutto quello che è successo? Si scoprì che il direttore, mi svelo, spoiler, il direttore lavorava con la Gestapo e inscenava delle cose incredibili, anni finti, le feste, delle cose per far rassicurare i pazienti che transitavano a quell'ospedale e gli faceva credere che gli faceva avere a tutti loro delle cure per rassicurarli, invece li mandava poi negli ospedali. E quelli dove gli nazisti hanno fatto prevalentemente gli esperimenti con le persone disabili, o gli omosessuali, o anche gli omosessuali, perché poi si fa riferimento al campo di concentramento di Sachsenhausen, che appena erano reclusi omosessuali, e dove si vedono proprio le stanze dove facevano gli Tra esperimenti. l'altro, scusami Monica, mi viene anche in mente che proprio per la drammaticità, anche la pesantezza degli eventi che accadono durante quegli anni tragici, proprio credo che la metafora sia l'unica possibilità per poterla affrontare, perché riesce anche, come dire, a farti attraversare
quel tipo di esperienza, per quanto in maniera lontana, senza, non dico sentirti in colpa, e poi rinunciando un po' anche a quel lato, tra virgolette, passami il termine, pornografico del corpo distrutto, martoriato, disintegrato. E forse proprio è al di là, poi possiamo condensare addirittura una parte del tuo lavoro, soprattutto questo dei cortometraggi, che si parli di luce, di ritmo, di montaggio, di 3D attraverso la metafora, perché non Quello che avrebbe. sempre dico che non mi sembrava un documentario perché il documentario come narrazione, come tipo di linguaggio, a me non ha mai rappresentato. Ammetto, non ho problemi a dirlo. Ma perché nascendo come artista visiva, per me l'astrazione e la metafora E poi è dove ci perdiamo nei nostri mondi, no? Di artisti. visivamente, tra l'altro, si presta perfettamente. Anche secondo me. Non avrebbe senso un film del genere fatto con i mezzi della Pixar, con tutta la buona No. volontà. Così come ogni tanto cito, adesso faccio una sorta di parallelismo un po' ardito, Snoopy è il miglior cane del mondo a fumetti. Non c'è per me Disney, non c'è film Anche live per me. action che possa eguagliare quella strana forma di cane che non è un cane, ma è un cane perfetto proprio perché c'è la Esatto. metafora, c'è la sospensione dell'incredulità. Esatto, Qua mi sa esatto. che noi potremmo parlare fino a mezzanotte, ma Vi dico le vediamo. ultime due Vai. cose. E allora, oltre a questa storia, c'è quella dell'ospedale ebraico di Reinickenstrasse e c'è quella di Frank Foley, che era un inglese che aiutò molti ebrei a fuggire. E quindi la storia del protagonista si intreccia anche con queste due. Vi faccio vedere al volo dei bozzetti per far vedere l'idea che vi dicevo delle ogni inquadratura è una tavola e di come ho inserito poster e riviste dell'epoca per creare questo environment. Siamo? Ecco, Sì, ci siamo, eccoci qui. queste erano, sono partite appunto, magari partivo da immagini dell'epoca, poi ho ricostruito. E anche qui io applico sempre una texture tipo effetto querello, effetto materico. Perché poi quel periodo storico a livello di illustrazione e di poster c'erano delle cose incredibili. Siamo all'interno del cabaret. Ecco, questa è l'immagine che vi dicevo iniziale, che c'è durante l'aria inizio, il prologo, i titoli iniziali, che per me rappresenta tutto. C'è una farfalla battuta sulla destra, c'è questa farfalla, lui diviso in due, un'anima divisa in due, il nazismo, ci sono i deportati, ci sono le farfalle e questi colori, questo colore forte che poi va a degradare. Questo per me racchiude tutto il film. Ecco, questo è, qui dicevo, l'inferno ripreso da Gustave Doré. L'immagine, la citazione ai club. Questo invece è Segantini. Ecco, questo è un momento onirico e inizia la trasformazione della farfalla, no? Durante l'operazione chirurgica, lei è intrappolata nel suo corpo e diventerà poi farfalla. Questa parte qua, questo personaggio è proprio quella Sasha Snyder che vi dicevo. Ecco, questa è l'altra parte del momento onirico con le farfalle, la parte, no, che diventa farfalla, a Berlino dell'epoca. Questa è invece la parte dove siamo nei campi di concentramento. Qui non si vede tanto perché si vede poi nel film, integrato con materiale anche un po' d'archivio. E vedete, qui siamo passati dal momento di cabaret, da quei colori forti, saturi, sgargianti, diciamo, a questo, dove invece è proprio la seconda parte del film. Eccoci qua.
Questo è quanto. Posso fare qualcosa, vedere il volo volete di Turandot o... Bah, guarda, volevo proprio chiederti in chiusura di questo progetto fantastico che dovrebbe, come dire, si spera prima o poi, fra mille difficoltà, Spero. perché poi gli artisti, soprattutto nel tuo caso dove ci sono produzioni, dove in un modo o nell'altro i soldi devono arrivare, sì, metà del tempo mi sa che si perde andando alla ricerca dei fondi. Parlaci un Sì. Sì, po' di questo che è dovrebbe essere un nato questo. lungometraggio. Sì, esatto, finalmente il corto, il mediometraggio adesso vorrei passare a lungo. Allora, nasce insieme a Butterflies in Berlin, estate 2017. Cioè, vabbè, Turandot è sempre stata la mia opera lirica del cuore. Teatro, mi piacerebbe prima o poi farla, di regia proprio. Sviluppare insieme, un po' perché la Cina è proprio una passione che ho da sempre, sia dal punto di vista della storia dell'arte e la studio della vita, e proprio storicamente mi piace. Anche in caso più di oggetti, proprio è un momento. Ho questa passione per la Cina e la storia dell'arte cinese. Quindi da anni che faccio ricerca, ho un hard disk solo di ricerca storica dell'arte su tutti i vari periodi cinesi. E in più la storia di Turandot l'ho sempre trovata meravigliosa. L'aria nessun dorma per me è l'aria mia preferita in assoluto. Mi è venuta voglia di raccontare. E di fare un adattamento cinematografico come libretto. Allora, io non credo fare l'opera lirica nel cinema così com'è, non funziona. Sono linguaggi diversi, ogni volta bisogna studiare un adattamento adeguato, secondo me. Quindi ho riscritto questo adattamento, cioè ho riscritto la storia partendo da quella di struttura base, quella, però questa storia di Puccini deriva da una storia, un'opera teatrale di Carlo Gozzi, e deriva da un'epoca, addirittura da una storia persiana d'epoca mongola di Genghis Khan. Quindi c'è tutta una tradizione, ci sono certi aspetti nella storia di Turandot che, tipo tutto il viaggio che Calaf fa per arrivare, perché arriva da un paese in guerra, per arrivare a Pechino, non è tanto raccontato, ad esempio, in Turandot, invece è raccontato in altra storia. Insomma, ho preso tutto. Ho fatto questo adattamento cinematografico, diciamo, e però la base musicale sarà quella di Puccini. E la parte in versione strumentale così farà da colonna sonora, e nessun dorma lo vorrei utilizzare per il momento più. La scusa è comunque di trattare anche qui un tema delicato come quello delle donne, della donna nella società, però anche qui non nella solita maniera, diciamo, stereotipata. Anzitutto è una favola e quindi può arrivare a chiunque, no? E a me interessa arrivare anche magari alle bambine, a un pubblico più giovane e farle riflettere su certi argomenti. Perché l'argomento di attuali, insomma, non c'è nella storia di Puccini, che io invece ho inserito, ed è una cosa fondamentale rispetto alla storia proprio cinese, della sua società, la pratica dei piedini fasciati. Che io ho inserito ancora, essere ancora in atto in questo impero, e quindi Turandot, il suo giustificarsi a non volersi sposare, no? Perché la storia di Turandot è famosa per quello, no? Era la principessa ribelle che non si voleva sposare, ma non perché era io, o comunque come è stata spesso rappresentata a teatro, è stata rappresentata spesso come una mangiauomini. Intanto era una ragazzina, quindi. Vabbè, non era proprio una donna mangiauomini. E c'è tutto un excursus del perché lei vuole non sposarsi. E l'idea è appunto che lei vuole fare qualcosa per le altre donne, introdurre l'istruzione nell'impero e abolire la pratica dei piedini fasciati. E il libro quindi diventa il simbolo, come è stato anche in Butterflies in Berlino, perché abbiamo il rogo di Berlino. Inizia con un diario, anche qui sarà il libro tutto ciò che innesca la storia di Turandot, perché vorrei fare una citazione della citazione, durante l'epoca della rivoluzione di Mao, con la repressione, certi libri, no, anche lì erano tutti proibiti, e ho scoperto di questo mercato nero dei libri, in cui Turandot erano dei libri proibiti, e quindi vorrei fare che tutto parte da questa giovane ragazza degli anni 60 nella Cina
fine degli anni 60, trova questo libro proibito, considerato proibito, e da lì, trovando questo libro, fa innescare, fa in, la narrazione, fa iniziare la narrazione della Turandot, della mia Turandot, diciamo. Scusa Monica, una curiosità, sai già quanto potrebbe essere intorno all'ora e mezza, all'ora e un quarto? Mezz'ora e 40. Ah, addirittura oltre, come dire, Sì, quindi perché ci proprio. sono alcuni momenti che io vorrei proprio spettacolarizzare a livello proprio l'ingresso di lei e la corte, questo essere proprio a livello teatrale Hai già ultimato la sceneggiatura per intero oppure in sei ancora in una parte sì, in fase? parte tutto il trattamento, scaletta, così sviluppo praticamente è pronto. Adesso si è un po' fermata, un po' perché c'è stato il coronavirus, la riprende in mano adesso praticamente dopo un anno. È stata anche quella Cartoons on the Bay su Rai Play, che c'è la mia presentazione ufficiale all'interno della sezione. Quella mi trovate. Sì, l'aspetto visivo anche, è logico, vanno sviluppati tutti per bene i caratteri in relazione all'animazione, però aspetto visivo, dell'atmosfera dei mood work, tanto vorrei occupare oltre appunto la regia, la parte editoriale, di scrittura e poi sì, ci sarebbe da partire ufficialmente. Sia un progetto, anzi, racconta tante cose, c'è l'aspetto, vabbè, c'è l'amore, è la base, no? L'incontro di Caraffa, però allo stesso tempo c'è una riflessione sul tema della donna, si parla di diversità e di culture differenti, perché comunque Caraffa è un personaggio che arriva da un paese in guerra, è un rifugiato e c'è questo incontro con questa principessa in un impero, io mi immagino questo impero, questa Pechino fiabesca, ma con personaggi antropomorfi, una città cosmopolita fiabesca, mi immagino. E qui ci sono tanti aspetti, secondo me, internazionale. Però è un estetico prettamente italiano. Sarebbe che nel 2024 sarebbe bello finirlo per quell'epoca, fine 2023, perché sono i 100 anni della prima rappresentazione ufficiale di Turandot. E della morte di Puccini, ci saranno le celebrazioni tutto il mondo. Nessun dorma, non a caso, è l'aria, quella di Luciano Pavarotti, più utilizzata ad esempio anche per spot, per campagne presidenziali, la più conosciuta nel mondo riguardo l'opera lirica, e quindi avrebbe un veicolo, insomma, sarebbe un veicolo anche grazie alla promozione, tutto questo importante. Spero, proprio che se ne innamoro. Bene, grande impresa direi. Senti Monica, siamo arrivati. Ah, prego, Vedere qualche prego. concludere le immagini e poi così è l'ultima cosa. Volentieri, ecco. Siamo. Ci siamo. Questa è proprio la Pechino fiabesca. Ci sono i set del. Ecco, vi dicevo, la scena mi immagino dell'ingresso della principessa, insomma, all'interno della corte deve essere qualcosa di maestoso, proprio di intrattenimento teatrale. Il momento del bacio, finalmente Turandot cade tra le braccia di Calaf. Ecco, vi dicevo, l'importanza del libro, che voglio puntare su questo messaggio, che la donna, la propria emancipazione deve puntare sull'istruzione. E quindi il luogo. È successo qualcosa? No, non ho Ah, potuto, ok. fila Il tutto luogo, benissimo. ok. E il luogo di Turandot all'interno della corte, il suo studio è una biblioteca, uno studio pieno di libri. Questo. La Pechino fiabesca, che sarà un mix anche lì con elementi degli anni 30, mi piacerebbe integrare. Questa è Calaffa che arriva dal suo viaggio da rifugiato. Questo è un altro elemento del viaggio di Calaffa. E questa è la Pechino, che è le strade di Pechino. Vedete con questi
personaggi. Importante è Non a caso Casa di Bambole di Ibsen, che è un testo teatrale eccellente femminista, e non è un caso che negli anni 30, all'inizio del Novecento, a Pechino venne preso dai drammaturghi giovani cinesi come simbolo della rivolta proprio femminista e dei giovani autori. Quindi c'è tutto questo anche rimando al teatro cinese e al discorso delle bambole. È un gioco nel gioco e rimandi vari, insomma. Questo è quanto. Avete curiosità, domande? Vi Benissimo. ho inondato di cose di. No, no, beh, sei stata iperesauriente e devo dire che alla fine sì, viene proprio, è come se tutta la tua vita, il tuo lavoro avesse un imbuto che stilla goccia per finire tra la scenografia, l'amore per la concept art, la cultura, finalmente in progetti personali. Io ti ringrazio perché in realtà noi non ci siamo mai incontrati, È ci siamo vero, di persona conosciuti mai. tramite a sto benedetto social network che è Facebook. Io vedevo le cose che facevi e c'è stato un primo contatto. Ti ringrazio moltissimo Grazie. perché è stato un bellissimo incontro. Speriamo di poterci rivedere invece fisicamente, magari ospite anche a Padova nostra per Piacerebbe venire. molto. Ti piacerebbe perché è come dire, una vecchia fabbrica degli anni 20, quindi con tutta Tutto la struttura e col fumaiolo di pietra, architetture bellissime. opere liriche dentro degli spazi di archeologia industriale proprio per portare l'opera lirica al di fuori, quindi figurati, al di fuori dei soliti mura del teatro. Quindi mi piacerebbe molto. Ti seguiremo anche nelle cose future, speriamo bene in questa Turandot perché ha davvero il potenziale per poter esprimere una visione anche dei cartoni animati che non possono essere sempre relegati a ti faccio vedere il film alle 15 il sabato e la Anche ad domenica. esempio il film per ragazzi, io, cioè per bambini, non mi rappresentano. No, beh, direi proprio di no, c'è troppo, come dire, cioè direi c'è un'immagine talmente composita, talmente evoluta che in un Anche modo o per quello, nell'altro. come dici tu, l'immaginario del linguaggio dell'animazione, perché deve essere solo per i bambini? Se ben fatto, piace a tutti. No, no, Gli adulti direi che possono poi apprezzare. uno che è un mito dell'animazione Miyazaki dice sì, è per i bambini, ma non solo per i bambini, per fortuna. Monica, ti ringrazio, ti auguro il meglio. Probabilmente, guarda, ce le faranno anche dopo perché rimarrà, come dire, rimarrà il video con la possibilità di. E al limite te le girerò eventualmente. E niente, io ringrazio tutti e tutte le persone che ci hanno seguito e che continueranno a seguirci poi perché lo rivedranno a più riprese. Monica, un abbraccio virtuale e ci sentiamo presto con tutti. Io saluto tutti quanti, alla prossima. Ciao, arrivederci. Ciao, buona serata.